Amici sportivi di Canale 5, buonasera da Bari, siete collegati con il San Nicola, vedete il colpo d'occhio straordinario, più di 50.000 spettatori per l'ottava edizione del trofeo Birra Moretti, non c'è estate senza calcio, non c'è calcio d'estate senza il trofeo Birra Moretti, gran galà del calcio d'agosto. Dunque in campo questa sera tra poco Juventus-Inter e Palermo, che torna nel grande calcio, quindi nel palcoscenico che più gli compete. Vedete già pronta però un'amica del calcio, ma dello spettacolo, anche in particolare del trofeo Birra Moretti, Natascia. Ciao, buonasera pubblico di Bari, buonasera a tutti voi a casa, ciao Sandro, come stai? Bene, molto bene, tu? Io benissimo, solo che da 8 anni che resti sempre lì in tribuna, invece mi piacerebbe averti qui, vicino a me, in mezzo al campo per presentare il trofeo Birra Moretti insieme a te, che ne dici? Grazie, anche a me farebbe piacere, ma tu sai che i telecronisti per capirci qualcosa devono vedere le cose dall'alto, no? Va il pubblico bene. Preferisce vedere te, credo. Ma guarda, non lo so, comunque vai, prossimo anno, perché okay. Quest'anno mi sono arrangiata, mi sono organizzata perché c'è un amico che mi accompagnerà per la presentazione, una della voce della radio più amate dal pubblico italiano. Lui è Alex Peroni di RTL 102.5. Buonasera, 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 il mio piccolo, sono qua anch'io, ciao. Eccoci. Sandro. Eccoci, è come la tradizione di Birra Moretti, qua comunque le sorprese non mancheranno, infatti l'ottavo trofeo Birra Moretti si aprirà con il derby d'Italia, Inter-Juve! E naturalmente godremo anche Palermo, che è appena arrivato, insomma, ai primi in classifica della Serie A, esattamente, per cui la serata sarà molto calda, speciale, ci saranno tantissime sorprese anche musicali, perché arriverà anche il nostro amico Max Pezzali, che è in testa alle classifiche dell'estate. Ma scusa Alex, cioè, cosa stai facendo? Guarda, come i veri tifosi di calcio io non solo vengo allo stadio a vedere le partite, ma faccio la raccolta delle figurine. Ma come sì. Me? Ma veramente? Anche tu? Ma anche certo, tu, ce le ho tutte. Guarda. No, a me manca giusto quell'attaccante lì, me lo dai? No, attaccante vale doppio, tu cosa mi dai? Ma non ti posso dare niente, sto finendo l'album, non posso. Ah sì? Allora sai cosa ti dico? Basta con le figurine, perché qui noi abbiamo i giocatori veri! Ah, e sì. Adesso, amici di Bari, l'attacco dell'Inter! Ma qui! Proprio qui! Sì! Eccoli, li vedo, hai ragione, sono i tuoi! Esattamente, l'attacco dell'Inter! Ventola, Adriano, Cruz, Ricoba! Ciao ragazzi! Forza Inter! E vabbè! E io dovrei avere paura adesso? Ah certo, guarda che roba! Ah guarda, sì, forse dovrei avere paura, ma non ho paura! Perché io adesso ti presento la difesa della Juventus! Eccoli! Eh sì, effettivamente! Ferma lì! Adesso ho bloccato il tuo attacco! Ciao Ciro Ferrara, le grattaglie, Birindelli, Zambrotta! E adesso parto in contropiede, perché arriva anche l'attacco della Juventus! Del Piero! Piccoli! Trezeguet! Zalaieta! Che mi dici? Effettivamente, guarda, ma la mia difesa, non ti preoccupare, la mia difesa veramente può fermare anche i treni. Adesso vediamo la difesa dell'Inter! Tolto, Fontana, Materazzi, Favalli, Cordova, Sorondo, Coco, Mihailovic, Zanetti, Pasquale! Che ne dici te, scusa? E adesso abbiamo visto comunque l'attacco e la difesa, però comunque sappiamo perfettamente che... Le partite si vincono e si perdono a centrocampo. E adesso vediamo i centrocampisti dell'Inter e della Juventus. Eccoli qua, tutti insieme. Sono i centrocampi più forti d'Italia. Sono tantissimi. Siamo Ranesi, Emerson appena arrivato, prima volta con la maglia bianconera. E tu chi hai qua però? C'ho tantissimi, adesso Van der Meijden. Sono due, ma adesso stanno arrivando, ma comunque abbiamo visto comunque sono campioni veri e come si dice, no? Quando il gioco si fa vero, i campioni veri cominciano a giocare al trofeo Birra Moretti. È ora del derby d'Italia, Inter-Juventus! Vai ragazzi, ciao Sandra, dopo!
Benissimo, benissimo, grazie a Natascia Stefanenko, Alex Peroni, dunque quasi tutto pronto per Juventus e Inter che vanno in campo. Allora, se abbiamo qualche secondo direi di vedere subito rapidamente le formazioni con Bobby Bonnici in regia, così ci rendiamo conto delle scelte di Capello e Mancini per questa prima mini sfida. Vediamo accanto a me naturalmente per la telecronaca Ilario Castagnera. Andiamo con l'Inter, con Toldo, poi Cordoba, Pasquale, Sanetti, Materazzi, Cambiasso, Van der Meyde, Veron, vedete Emre, Adriano e Cruz. Dopo vedremo bene lo schieramento. Questa è l'Inter della prima mini partita. Vediamo come risponde la Juventus. Naturalmente poi Davids, Recoba, Favalli potrebbero subentrare. Buffon, poi Zebina, Le Grottaglie, Montero, Pessotto, Camoranesi, Tacchinardi, Emerson, Zambrotta, Del Piero, Trezeguet nel classico 4-4-2. Se è pronto Bartolomucci con Mancini, mi dicono. Vai Antonio. Eccoci qua, siamo con Roberto Mancini, parliamo ovviamente, siamo a Bari, parliamo con una città che comincia con la B, Basilea. Credo che sia molto importante in quella proiezione anche questo impegno. Che pensi della Basilea, che pensi dell'Inter nel preliminare di Champions? Penso che sarà una sfida abbastanza difficile per tanti motivi e poi soprattutto perché loro sono molto più avanti di noi nella preparazione. L'hai già visto? Li ho fatti vedere, li andrò a vedere fra qualche giorno, però sono un'ottima squadra che in questo momento sono più avanti e questo conta in una situazione così. Grazie mille. Perfetto, grazie. Andiamo da Francioso con Capello. Marco. Marco Capello, in attesa di sapere domani la tua avversaria nel preliminare, ti abbiamo offerto un pubblico qui di Bari da Champions League. Chi riuscirai a recuperare per il preliminare? Medved no, sicuramente, mentre sono molto fiducioso per quanto riguarda Turan. Grazie Capello, a te. Grazie, grazie a Marco Francioso, Antonio Bartolomucci. Allora, buon lavoro a Capello, Mancini, Inter-Juve, quindi un assaggio di Champions, ma naturalmente una prova generale in vista dei preliminari. Ormai una settimana per la Juve, 8 giorni per l'Inter che avrà un giorno in più appunto, ma insomma arriva il momento di far sul serio. Poi è un po' la rivincita del trofeo team, lì la spuntata all'Inter con un gol di Martins che questa sera non c'è perché è infortunato, starà fuori un mese. Inter da destra a sinistra dei vostri teleschermi, questa prima mini sfida del trofeo Birra Moretti. Tre squadre, c'è anche il Palermo che affronterà la perdente di questa sfida. 3 punti a chi vince nei 45 minuti, 0 a chi perde. 2 punti a chi vince eventualmente agli shootout, 1 punto a chi perde agli shootout. Sono i rigori all'americana, naturalmente ormai avete imparato a conoscervi. Le formazioni le abbiamo già viste, abbiamo già visto la cornice di pubblico, Ilario Castagnier, una presentazione, quindi tanti motivi anche tecnici. Mancini deve scegliere il compagno per esempio da affiancare a Adriano, visto che si è fatto male Martins e che Bieri non è disponibile. La Juve deve registrare forse meglio la difesa. Sì, io credo che Mancini non abbia problemi a trovare l'attaccante giusto perché ha dei grandi giocatori. Se uno sta male, chi lo sostituisce sarà sicuramente all'altezza. Nell'Inter finora abbiamo avuto buone indicazioni della difesa. Ora la squadra deve dare continuità al proprio gioco e con il suo centrocampo mettere gli attaccanti nelle condizioni di giocare con la faccia alla porta. Subito la Juventus in attacco, cerca Del Piero, il numero va giù, calcio di punizione. Primo mini spot per noi. Comprando Yams donerai un pasto a un cane o gatto abbandonato. Yams amico del cuore, se la loro salute ti sta a cuore. Allora, primo numero di Del Piero, occhi puntati su di lui naturalmente, ma anche su un Trezeguet. Al di là della difesa, la Juve deve registrare anche, diciamo così, l'attacco e il centrocampo, il reparto che ha funzionato meglio grazie anche all'arrivo di Emerson che ha debuttato alla grande a Smir nell'altro giorno contro il Fenerbahce, anche a dispetto della sconfitta 2-0. Attenzione, quadrato Emerson, ma c'è anche Del Piero che prende la rincorsa, si allontanano tutti, potrebbe essere Del Piero a battere, siamo intorno ai 25 metri, naturalmente pronto Toldo, super barriera. Tutto pronto, Paparesta è l'arbitro di questa prima sfida. Tutto è pronto dopo 2 minuti. Subito la Juve con Del Piero. Prova lui. Col sinistro ancora. Toldo. Non era granché il secondo tentativo, ma abbastanza angolato. Il giocatore praticamente all'inizio ancora un po' freddo, non l'ha calciata bene sta palla. La posizione era ideale per lui e poi tra l'altro ha masticato un po' anche la respinta. Del Piero ha grandi qualità naturalmente, deve trovare la condizione giusta perché lui è il giocatore che può far fare il salto di qualità alla squadra. Comincia bene la Juventus, Trezeguet però fermo, fuori gioco,
gioca fermo. L'Inter ha destato una grandissima impressione nel trofeo team, vincendolo, battendo prima la Juventus e poi pareggiando col Milan. La spuntata in quel caso ai rigori battuti da cinque ragazzi della Primavera, una mossa di Mancini che è piaciuta molto al patron Moratti. Poi ha giocato a Bolton vincendo 1-0 grazie al gol di Adriano appena tornato dalla Coppa America, dove ha segnato 7 gol, capocannoniere e protagonista assoluto, praticamente ha regalato lui la Coppa al Brasile. È arrivato, ha fatto gol subito, quindi Adriano è sicuramente una certezza. Eccola la caccia del pallone, c'è le grottaglie però in vantaggio su di lui. Ecco Buffon, lui invece già in formissima, anche a Smirne una gran parata. Buffon davvero una certezza, sempre più vicino alla perfezione assoluta. Trezeguet prova subito la Juventus a riaprire, una Juve che vuole dimostrarsi in progresso. Ecco Zambrotta, lui è già in forma, pronto a cross, ribattuto, Marco Francioso in panchina. Marco, ci sono due figli d'arte in campo, Pieri come quarto uomo, figlio di Claudio, e Paparesta, figlio di Romeo, in campo. È giusto, giusta la tua annotazione, una curiosità, arbitri di gran livello anche per il trofeo Pietro Moretti come sempre, visto che il livello è altissimo dal punto di vista tecnico, è giusto che anche la direzione sia adeguata. Vedremo anche poi Pieri all'opera e Airoldi di Molfetta. Allora Del Piero fermato, stavolta a regolare l'intervento di Cordoba su di lui, prova a ripartire Cambiasso, un altro dei nuovi dell'Inter, una campagna acquistica ha suscitato grande entusiasmo, nomi di grande talento, di grande qualità e costi contenuti. Questa è la filosofia della nuova campagna acquisti orchestrata da Marco Branca e l'Inter, anche con l'avvento di Mancini, riprende a sognare. Adriano fermato e qui c'è calcio di punizione, un guizzo di Adriano, mini spot per noi. Amore, scusa per prima. Ti amo. V600, l'unica linea che non cade mai. Naturalmente occhi puntati su Adriano, è lui il pericolo pubblico numero uno, accanto a lui in questa prima sfida dunque Cruz e non Recoba come qualcuno si aspettava. Sì, adesso tra l'altro vedremo chi tirerà questa punizione, pare Adriano, è abbastanza lontano dai 16 metri per cui è più ideale per lui questa posizione perché è preciso, forte e può far scendere la palla. Parte lui, la bomba! Un gran siluro davvero. Non credo che sia uscito di molto. Papi Bonici appena possibile ci proporrà magari un replay, ma certo abbiamo assistito, eccolo qua, terrificante il tiro, guarda che potenza. È uscito di pochissimo, straordinario. Non ha dato a Buffon la possibilità di fare il passo laterale. Guarda, nella Juve il termometro della salute della squadra si legge con le palle gol che concedono agli avversari. Quando sta bene la Juve concede pochissimo e le palle gol gli avversari se le devono sudare. Invece ultimamente ne ha concesse troppe. Subendo tra l'altro 8 gol in 450 minuti, una media gol superiore addirittura ai 42 gol subiti in 34 partite nel campionato scorso. Andiamo da Antonio Bartolomucci. Antonio, a proposito del tiro di Adriano, però il testore di salsa non, se prende qualcuno lo ammazza. Beh, non ci sono dubbi, si capiva anche dalla preoccupazione dei giocatori in barriera. Riparte l'Inter, subito spettacolo al trofeo Moretti, dunque 6 minuti di gioco, prima mini sfida, sempre 0-0, il lancio per Van der Meer anticipato, Buffon poi in difficoltà sul tocco arretrato di Pessotto. Io credo che comunque la scelta di Capello di far giocare Zambrotta a centrocampo sia proprio per cercare di dare maggiore equilibri ai reparti e dare una mano alla difesa che in questo momento mi sembra sia un pochino in difficoltà. Le grottaglie pareva aver iniziato la stagione bene, però poi diciamo ha dimostrato qualche problemino, qualche incertezza, speriamo che si riprenda. La Juve deve fare a meno di Nedved, Thuram, Capo, Tudor, anche se aveva sentito Capello prima, Thuram potrebbe recuperare per il preliminare, e poi non ci sono Chiellini e Appia impegnati con le rispettive olimpiche. L'Inter al di là di Martins e Vieri non può disporre questa sera di Cannavaro, Pisano, Zanetti, Lamouchi, Kotos, Stankovic solo affaticamento per lui dovrebbe farcela senz'altro per il preliminare, poi Burdisso e Achille Gonzalez che sono impegnati appunto con la nazionale olimpica. Lancio di Cambiasso in avanti, Buffon tende la situazione, il controllo da parte di Zebina che però va un po' in crisi per l'attacco di Pasquale, preferito in questa prima sfida a Favalli che ha sempre giocato e bene in questo avvio, ma probabilmente ci sarà spazio per tutti, poi anche nella partita successiva c'è grande curiosità ovviamente di vedere all'opera anche Davids.
Per il momento Mancini gli ha risparmiato il confronto con la sua ex squadra. Riparte la Juve dopo il buon lavoro di Del Piero. Trezeguet, anche lui deve ritrovare la miglior condizione. Zambrotta sempre pronto a offrirsi sulla fascia. Parte il cross. Bello stacco di Materazzi. Mezzo al campo, Tacchinardi, aggredito. Alla caccia del pallone c'era ancora Cambiasso. Riparte Zambrotta verso Sanetti. Parte il cross teso, attenzione, colpo di testa, gol! La Juve passa con Trezeguet. Ha colpito Trezeguet sul cross teso, bellissimo, col destro, ha anticipato tutti, pallone imprendibile per Toldo. È stato bravissimo a trovarsi all'appuntamento con la palla che arrivava, era praticamente un calcio di rigore, era impossibile per lui sbagliare perché non ha avuto neanche la necessità, vediamo adesso, di saltare. Ha solamente calcolato il tempo di impatto, poi ha schiacciato bene la palla e quando la palla viene schiacciata verso il basso per il portiere non c'è nulla da fare. È sorpreso sia Materazzi sia Pasquale, tra i due si è infilato Trezeguet che dunque si sblocca, dunque Juventus è in vantaggio. Ecco la reazione della squadra di Capello, ho parlato a lungo con lui prima di questa partita e aveva confermato i progressi visti in Turchia, anche a dispetto di un risultato decisamente bugiardo in quell'occasione. E questo avvio di gara sembra dimostrare quello che Capello ha sostenuto dopo quella partita. Ecco qua intanto, vedete le panchine, è arrivato anche il Palermo. E l'Inter che prova a ripartire con Veron, subito padrone del centrocampo dell'Inter, ha destato un'enorme impressione Veron in questo avvio di stagione, ha suscitato davvero grande entusiasmo e naturalmente era da tempo che l'Inter cercava un vero e proprio regista di grande qualità e potrebbe finalmente averlo trovato. Alla caccia del pallone c'è Emre, recupera in qualche modo con Pasquale, ma riparte Camoranesi, una Juve abbastanza agguerrita in mezzo al campo. C'è anche un fallo adesso. Eccolo qua, il Palermo di Guidolin, un bel regalo per tutti i tifosi siciliani, dunque al nostro ascolto e alla visione del trofeo Birra Moretti su Canale 5, dunque il Palermo al cospetto di due grandi del campionato, ma il Palermo sta mettendo su una squadra niente male che sicuramente potrebbe non sfigurare il campionato di Serie A, anzi tutt'altro, una squadra che si preannuncia molto ambiziosa, agguerrita, ne parleremo dopo. Intanto c'è ancora un fallo, qui intanto rivediamo il colpo di testa di Trezeguet, mentre gli animi si surriscaldano c'è un cartellino giallo per Camoranesi, mentre abbiamo rivisto il sorrisetto di Trezeguet soddisfatto. Sì, cominciava a mancargli un po' il gol, qui sì. Camoranesi ha munito. Guarda, a proposito di Trezeguet, per arrivare proprio al massimo della condizione lui deve cercare secondo me continuamente la palla, deve ritrovare quella corsa felina, quei guizzi che gli permettono le deviazioni vincenti come quelle che abbiamo visto poc'anzi. Il miglior Trezeguet io lo ricordo in quella girata al volo contro l'Italia nella finale del campionato europeo. Eh sì, intanto fallo su Veron, eccolo qua, la bruchita. È in prestito, ha giocato poco lo scorso anno, problemi alla schiena per lui, operato anche di ernia del disco, ma adesso sembra in ottime condizioni, sembra anche reagire bene ai carichi di lavoro del suo amico Mancini. Però la Juve tiene bene in mezzo al campo, con Tacchinardi che si sta rivelando spalla ideale di Emerson. Emerson lo ha gratificato subito di molti complimenti dopo la partita in Turchia, ha detto che si sente protetto con Tacchinardi, libero anche di avanzare più avanti. L'anticipo di Cordoba. È una delle forze di Emerson, è proprio quella, a parte che lui è uno che pensa prima di ricevere la palla, di chiaramente dare i tempi di gioco alla squadra, ma poi è uno che si inserisce, il centrocampista che si inserisce a sorpresa è un grosso aiuto per gli attaccanti. Fallo di Javier Zanetti, calcio di punizione per la Juventus che continua dunque a tenersi in zona d'attacco. Marco Francioso prima della punizione, Marco? Suggerirvi che le vostre osservazioni erano giustissime, perché Capello chiede questo da Emerson, di avanzare, di stare anche tra le linee. Perfetto, attenzione, Trezeguet si muove, c'è anche le grottaglie come sempre in avanti in questi casi. 12esimo, Juve già in vantaggio con un gol di Trezeguet e continua ad attaccare la squadra di Capello. Movimento, schemi, parte il cross, lungo, deviazione, angolo e quindi mini spot per noi. Stick, stick, stick. Or the fence on mine. Stick, stick, stick. Give me the stick. Oh, no.
Non è stato concesso il calcio d'angolo, un'occhiata d'intesa tra Paparesta e il suo collaboratore, non ha visto nessuna deviazione, dunque si riprende col rinvio lungo di Toldo. Pasquale alla caccia del pallone, deve giocarsi le proprie chance Pasquale, anche se Favalli sembra favorito, ma intanto parte Camoranesi, Trezeguet che si è sbloccato, riapre improvvisamente, sempre Zambrotta, parte Del Piero, tocco per lui, Cordoba va a chiudere, cerca il numero Del Piero, pallone rimane lì, poi nel rimpallo Cordoba di forza, ma insiste Pessotto, rimette in mezzo, ma il gioco è fermo, fermato il gioco. Rispetto alla partita che abbiamo visto giocare tra le due squadre nel trofeo team, stasera la Juve sembra molto più autoritaria, molto più continua. Anche in quella gara la Juve cominciò bene, ma poi l'Inter prese il sopravvento e creò anche diverse palle gol. Finora mi pare che i nerazzurri stiano subendo un po'. Avete visto infatti Mancini abbastanza agitato? La rimessa comunque per la Juventus, è stato restituito il pallone, eccolo qua, si può ripartire da Materazzi. Un po' di emergenza nella zona centrale della difesa, con Cannavaro infortunato, appunto con Mihajlovic che è squalificato in Europa, con Burdisso che è alle Olimpiadi, quindi Cordoba, Materazzi, presumibili titolari. Intanto c'è un uomo a terra, mini spot per noi. Mi piaci. Perché piace Brio Blu? Perché è leggermente frizzante, è buona e perché depura. Brio Blu, mi piaci tu. Ammonito anche Van der Meijde, qualche ruggine di troppo in questa mini partita. Rivediamo intanto lo scontro, ecco qua, da dietro, quindi giusto il cartellino giallo per lui. Andiamo da Marco Francioso. Sì, volevo dirvi che prima Materazzi ha buttato fuori il pallone perché era sgonfio, quindi è stato proprio un cambio di pallone. Bene, 14esimo, 5-4, parecchi falli in questo avvio, in meno di un quarto d'ora praticamente. È sempre la Juventus in vantaggio. Vi ricordo che dopo questa prima sfida scenderà in campo il Palermo, ci sono anche molti tifosi palermitani qui a Bari, immagino tanti alla visione, all'ascolto di Canale 5, per il nuovo Palermo di Guidolin, dico nuovo, non è cambiato il tecnico, non è cambiato naturalmente il presidente, grande Zamparini, che ha speso tanto per cambiare molto, ma è cambiata parecchio la squadra con molti rinforzi. Un Palermo che vuole fare bella figura, anche se naturalmente è in ritardo di preparazione rispetto a Juve e Inter che hanno anticipato per preparare il preliminare. Dicevo, il Palermo affronterà la perdente di questa prima sfida. Torniamo da Marco Francioso. Guarda, l'unica raccomandazione che fino adesso si è sgolato proprio Capello, alle Grottaglie e a Zebinà, stai attaccato ad Adriano, pericolo pubblico numero uno. Attenzione a Del Piero. Zambrotta, tocco per lui, ha capito tutto Sanetti, Del Piero va nel tackle, l'ultimo tocco e il suo non è angolo. Però un Del Piero reattivo, Ilario. Sì, diciamo lui sa che ha delle grandi qualità ed è un giocatore che le deve mettere in condizione, lo deve dimostrare. Lui deve essere più brillante, soprattutto nell'uno contro uno, perché il saltare l'avversario ultimamente gli è riuscito poco, e saltare l'avversario vuol dire poi allargare le maglie della difesa e creare superiorità numerica e avere chiaramente più possibilità di creare occasione da gol. Capello si è detto soddisfatto di lui, anche se naturalmente incombe, diciamo così, Miccoli che è in grande forma. Adriano cerca spazio per il cross, l'effetto, Cruz tende il tacco, Van der Meijde in controtempo. Gran numero di Adriano da posizione impossibile, ha messo in mezzo un pallone velenoso. Senti, per me adesso invece il lavoro più grosso che deve fare Mancini è quello di dare continuità, equilibrio al centrocampo, e lì deve lavorare con sette giocatori, perché oltre ai quattro che giocano nel mezzo, i due centrali e i due esterni, al gioco di centrocampo, nelle intenzioni di Mancini, devono partecipare i due difensori esterni che salgono sempre e una delle due punte che deve tornare. Rivediamo, bellissimo il fendente. Cruz ha tentato il tacchetto e qui intanto rivediamo lo scontro Zebina-Adriano e l'arbitro ha giudicato falloso l'intervento di Adriano, che si è un po' arrabbiato. Andiamo da Antonio Bartolomucci. Antonio? Sì, io ci sono, eccoci qua. C'è un po' di nervosismo fra l'Inter, c'è Mancini che chiede ai suoi di stare più stretti, di giocare con due tocchi, e il nervosismo probabilmente è determinato dal fatto che questo è il primo gol che subisce l'Inter, a parte la parentesi cinese con i baby, il primo gol che subisce in questo precampionato. Eh sì, in effetti in quell'occasione in Giappone l'Inter ha subito un gol, ma come ricorderete era una sorta di Inter B, perché era una partita fissata nello stesso giorno del trofeo team. Peraltro una partita giocata bene anche da quell'Inter in quell'occasione, quindi una sconfitta un po' immeritata. In questo caso una distrazione abbastanza fatale tra Materazzi e
Pasquale che non è andato a chiudere su Trezeguet. Riparte Sanetti, Cambiasso, ha cercato Veron, poi ha cambiato idea, ecco Pasquale, incespica, Emre, defilato. Molte alternative, molte soluzioni per Mancini sulla fascia sinistra di centrocampo. Ci ha giocato anche Davids per un po', un altro giorno a Bolton, ci potrebbe giocare Recoba, c'è Stankovic naturalmente. Zbina, Buffon, 18esimo, ancora 4 minuti e mezzo di questo primo mini tempo fra Inter-Juve, in vantaggio la Juve con Trezeguet. Pasquale un po' addormentato, Emre, Zbina si fa sentire, Cambiasso, Emerson, il Puma in mezzo al campo è sempre aggressivo, messo giù, c'è forse un fallo, anche se era rimasto a terra anche Emerson. Beh, all'Inter non ha avuto un buon approccio alla partita e no. Sono partiti col freno a mano tirato e adesso fanno fatica a ritrovare il filo giusto e giustamente, come dice Mancini, la squadra in questi casi si deve raggruppare, deve fare le cose semplici, cercare i passaggi più corti per sbagliare di meno, per dare poi un po' di forza, un po' di anche morale ai giocatori. Si è defilato Del Piero, si muove Cavoranesi, si riparte da Zebina, va incontro a Tacchinardi, Zebina preferisce aprire tutto per Pessotto che continua a svolgere il ruolo di titolare sulla fascia sinistra in attesa del ritorno di Nedved e della possibile retrocessione di Zambrotta, anche se la Juventus, così come l'Inter, cerca ancora un laterale sinistro. Attenzione, Trezeguet anticipato, si fanno i nomi di Cesare e Jankulowski per tutte e due le squadre, l'uno potrebbe finire da una parte, uno dall'altra, vedremo. Dato Cordoba, Pasquale, si muove Adriano, va sul fondo, il lancio è per lui, grande scatto di Adriano, capito tutto Montero, ma Adriano arriva per primo sul pallone, in fronte all'avversario, pronto il raddoppio di Zebina, Adriano allora temporeggia, tutto chiuso, cerca il numero, stavolta è un po' esagerato, poi Emre. Sì, era praticamente impossibile andare via, l'avevano raddoppiato, avrebbe fatto bene a cercare invece il cross. Non è ancora entrato nel vivo del gioco, a differenza di quello che era successo nelle prime partite, Veron, forse l'Inter sta risentendo anche di questo, non riesce a far girare il pallone con continuità. Materazzi riparte da Sanetti, che adesso sentirà un po' il fiato anche di Zé Maria, anche se Ilario su Zé Maria ha un'opinione che magari svilupperemo dopo. Cambiasso, attenzione a Pasquale, bella la sciabolata, Buffon però non si lascia sorprendere. Bravo Buffon a uscire, c'era Cruz che si era inserito sullo spazio libero, se la palla fosse passata l'argentino era pronto a colpire di testa. Eccolo qua Davids che osserva con molta attenzione, studia i suoi nuovi compagni insieme a Zemaria e Ventola. Naturalmente non è al meglio della condizione, si è aggregato da poco dopo vacanze americane, ma anche lui, come ormai quasi tutti i professionisti, diciamo così, si è allenato a lungo in vacanza, come ha fatto per esempio anche Emerson in attesa della definizione della telenovela con la Roma. Lui si è allenato con il Gremio per esempio e quindi è già in buone condizioni. Sanetti, Cruz, prova la sponda, però è uscito con decisione Montero, poi ha perso però l'occasione Emerson. Sanetti, Emerson però ribatte ancora con l'aiuto di Tacchinardi, che è uno dei più pronti, prova a ripartire con Trezeguet, fermato bene da Cordoba, Veron prova a mettere ordine, Cambiasso e lì c'è il fallo, anche se Tacchinardi non è troppo d'accordo con Paparesta, c'è subito il clima partita, però l'intervento di Tacchinardi era molto deciso. Sì, il fallo è nettissimo. C'è grande entusiasmo e tanti tifosi giovani, questa è una delle prerogative, tanti ragazzi, tanti bambini al trofeo Birra Moretti, è un'altra delle prerogative di questo gran galà d'estate, uno degli aspetti più positivi in assoluto quando si assiste a una partita di calcio e qui gli organizzatori sono sempre molto bravi perché insomma riescono sempre a riempire lo stadio, c'è fame di calcio qui a Bari, si spera, come è noto, nel ripescaggio in Serie B del Bari. Sanetti prova ad allungare. Meno di un minuto, c'è la deviazione, ci sarà tempo forse per battere il calcio d'angolo. 30 secondi, l'ultimo assalto dell'Inter per questo primo mini tempo naturalmente, poi ci saranno altri 22 minuti. Pronto Veron dalla bandierina. Allora, Materazzi, Cordoba, parte il cross, teso, sfilato il pallone, Van der Meijde non è riuscito a tenerlo basso. L'olandese quest'anno non avrà più alibi perché l'anno scorso era
impiegato da esterno con una difesa a tre, lui è uno che non può sostenere tutto il campo, era abituato a giocare con un difensore alle spalle, la coppia sulle fasce. Mancini gioca in questo modo, Van der Meyde avrà sempre il difensore alle spalle, quindi lui dovrà quest'anno far vedere meglio di sé. Allora finisce qua il primo mini tempo, in vantaggio la Juve, gol di Trezeguet, vantaggio meritato, pubblicità e poi torniamo, state con noi. Ehi, sei ancora qui? Ulisse! Ciao, sai che parto? Sto via solo una settimana. Delfino curioso. Big Fruit, naturale come l'amicizia. Dufour, un mondo di gusto. Ogni volta che ti senti affaticato, spossato o hai sudato troppo, Polase restituisce i sali minerali di potassio e magnesio. Polase ti aiuta a ritrovare le forze. È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. È in edicola Kung Fu, il grande cinema delle arti marziali. Per la prima volta anche in DVD, i miti delle arti da combattimento. Prima uscita i tre dell'Operazione Drago. VHS 3,90, DVD 8,90. Una collezione da urlo. Panasonic, ideas for life. One, two, three. A Mirabilandia, avventura per tutti, tutti i giorni. E non dimenticare la convenienza. Il giorno dopo, entri gratis. C'è un problema che fa soffrire milioni di persone in ogni parte del mondo, le emorroidi. Per questo c'è Preparazione H, un aiuto contro le emorroidi. È un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo. Sai che si prova? Tutti i ragazzi l'hanno vissuto. Ti senti imbattibile, inarrestabile, come se potessi spiccare il volo. Le guardi e ti sorridono, vinci e ti senti speciale. È la sensazione che provi ogni giorno, con la rasatura più profonda, quella di Mach 3 Turbo. Ogni movimento è morbido, ogni parola è quella giusta. Non voglio perdere mai questa sensazione. È qualcosa di unico. E cosa vuol dire? Ci vuole il 2? No, eh! Bentornati in collegamento, dunque la Juve è già pronta, l'Inter sta riprendendo posizione, allora la Juventus in vantaggio, gol di Trezeguet, un vantaggio meritato, ha destato una buona impressione alla squadra di Capello. Ilario, bisogna sempre andare cauti con le valutazioni d'estate, fino a ieri sembrava in crisi la Juve e l'Inter già in forma, adesso c'è qualche preoccupazione in casa interista o no? No, non credo, tra l'altro ho saputo che l'Inter è arrivata oggi qui a Bari e quindi con un volo speciale, il fatto di aver viaggiato poche ore prima della partita può averne condizionato poi la partita stessa. Allora tutto pronto, Papa Resta, intanto sta arrivando un vento niente male, c'è stato qualche temporale oggi nelle vicinanze di Bari e speriamo che il tempo regga, perché insomma davvero non ci vorrebbe un acquazzone, un temporale per i circa 50-55 mila tifosi che sono qui al San Nicola. Si riparte con la Juventus da destra a sinistra dei vostri teleschermi. C'è subito un fallo su Adriano che, al di là dei problemi dell'Inter in questo primo mini tempo, si è dimostrato come uno dei più in forma, lo si sapeva, è reduce della Coppa America. Ma lui è una certezza, bisogna solo che i suoi compagni lo mettano nelle condizioni di battere rete. Per adesso il centrocampo dell'Inter ha sofferto un po' l'aggressività, la voglia probabilmente di vincere della Juve, che fino a questo momento aveva fatto... Ecco, intanto rivediamo un po' questo episodio. Tacchinardi si è messo davanti e non potrebbe stare a Cambiasso, e allora Papa Resta lo ha ammonito. Si era un po' seccato Papa Resta anche
forse alla fine del primo minitempo, quando Takiner aveva protestato a lungo, ha fatto tutto un conto. Si arrabbia anche Emre, naturalmente è una partita importante per molti giocatori, anche per conquistarsi un posto da titolare in vista dei preliminari, perché insomma la concorrenza è aumentata, soprattutto in casa interista, e in attesa delle cessioni di cui si parla dopo il preliminare, per adesso davvero c'è grande folla. Sì, tra l'altro io credo che soprattutto all'Inter i giocatori che non servono a Mancini dovranno cederli, perché sennò potrebbero diventare un problema per l'allenatore. Qui il cross è troppo alto per Del Piero, allora Tondo non ha problemi, lo sguardo di Capello attento, Adriano alla caccia del pallone, gran numero, fa fuori due uomini, però Emerson torna su di lui e c'è il fallo, però stretta di mano, nessun problema, i due fuori classe brasiliani. Certo un inserimento incredibile quello di Emerson, subito a suo agio nel nuovo centrocampo della Juve. Di nuovo Adriano, prova a difendere il pallone, non passa. L'impostazione di Tacchinardi per Trezeguet, che si è un po' defilato. Zebina schierato sulla destra, intercettato il pallone da Pasquale, poi Emre. È pronto Cambiasso a cercare Cruz, che è un po' in ritardo di preparazione, non sembra tonico. Stesso discorso per Recoba, quindi non sarà facilissima la scelta per Mancini, per l'uomo da affiancare Adriano. C'è sempre Ventola anche naturalmente, per il momento in attesa magari di essere riceduto in prestito. Attenzione Del Piero, guarda Trezeguet, lo cerca, lo trova, Trezeguet mette giù, cerca il pallonetto, Tondo, e non c'è fallo, se l'è cavata un po' col mestiere Sanetti. È stato bravo Trezeguet a mettere giù la palla subito, però la palla poi è rimbalzata, probabilmente anche il vento che c'è in questo momento non lo ha aiutato. Emre cerca l'avventura, pretendendo un po' troppo, Zebina, ancora Trezeguet, tanto è rimasta a terra Zebina, e allora rivediamo il numero di Trezeguet. E probabilmente giusta l'interpretazione dell'arbitro, non c'era fallo. E allora calcio di punizione intanto per la Juve, con le Grottaglie, si riparte da Tacchinardi. Cambiasso, ancora un calcio di punizione, gioco molto spezzettato, però non c'è problema per Del Piero. Intanto vedete il presidente Facchetti con la sua destra Bedi Moratti, naturalmente c'è grande attenzione della dirigenza per questa prima fase delicatissima che culminerà col preliminare. Fallo su Verón, norma del vantaggio, numero di Van der Meijde. Poi Cambiasso, l'ex del Real Madrid. Adriano, palla per lui. Va via, fallo, spot per noi. Extra efficace, dolce sulla pelle. Deodorante neutro Robes extra dolce con vitamina E. Più che neutro, neutro extra dolce. Allora, ammonito anche Montero per questo fallo, evidentemente giudicato molto intenzionale, diciamo così. Non ci sono dubbi. Paparesta sembra già in gran forma. Mancini si lamenta un po' e scambia qualche impressione col suo vice Nando Orsi. Comunque Adriano è di ferro, si è ripreso senza problemi. Zebina lo controlla, c'è anche Trezeguet a difendere. Attenzione, è pronto Verón con il suo destro a uncino a rientrare. Con la Juve sempre in vantaggio. Parte Verón, cross basso però, messo fuori proprio da Trezeguet. Verón un po' sottotono questa sera. Sì, tra l'altro con palla ferma, con i saltatori Galinter in mezzo all'area, Verón avrebbe dovuto sicuramente battere questa punizione meglio, perché non si può batterla sul primo uomo che sta davanti quando ci sono cinque saltatori straordinari in area di rigore. Allora, può riprovare adesso, perché poi sul rilancio ha subito fallo. Nuovo calcio di punizione. Più alto adesso, secondo palo. Il colpo di testa a rientrare. Leggermente alto per Buffon, però ha dato l'impressione di poter controllare senza problemi, era andato Materazzi, come spesso fa, a saltare. Materazzi è uno che sulle palle ferme dovrebbe sicuramente fare più gol, se gli battessero le punizioni nella maniera giusta, lui è uno che ha proprio il gol in testa. 5.30 del secondo minitempo, facciamo tutto un conto, diciamo quindi 28esimo. Camoranesi, c'è fallo e calcio di punizione per la Juventus, che torna in attacco dunque anche Camoranesi,
dopo la delusione degli europei, si è presentato in buone condizioni nel ritiro. Ha anche la struttura sua che lo facilita, è un giocatore che va subito in condizione, anche l'anno scorso, la prima parte del campionato era uno dei più forti. Migliorato anche dal punto di vista del look. Falli subiti, sempre tanti, 11 a 10 per il momento. Calcio di punizione per la Juve. Si muove Trezeguet, adesso Cordoba prova a controllarne le mosse, c'è sempre anche le grottaglie. Movimento, tutta l'Inter a difendere tranne Veron. La punizione, secco, gioco di testa, sfiorato, attenzione! Gioco fermo, sfiorato l'autogol, ma era intervenuto però Paparesta perché c'è il cartellino giallo e l'espulsione per Camoranesi, perché ha visto il fallo di mano di Camoranesi, che era già ammonito, e quindi ineccepibile la decisione di Paparesta. Secondo giallo e poi rosso. Sì, il regolamento dice così. Qui abbiamo visto Del Piero battere la punizione in maniera perfetta, perché c'era il veleno giusto, la velocità giusta e su queste palle sulle quali i difensori si trovano in grande difficoltà. Avevamo appena fatto i complimenti a Camoranesi, come non detto. Si riparte da Cambiasso. Emerson, sempre lui a rubare palloni in mezzo al campo, è formidabile. Spazio per Zebina, si muove Del Piero. Zebina cerca rinforzi, torna da Emerson, Tacchinardi sempre il suo scudiero. E poi Zambrotta, ma c'è stata la segnalazione di fuorigioco. Il Camoranesi che prova a spiegare a Pieri, quarto uomo, quello che ha combinato, ma c'è poco da spiegare, c'è una leggerezza, vabbè, niente di grave. Visto che era già ammonito avrebbe potuto fare un ragionamento in più. Marco Francioso che è da quelle parti, Marco. Sottolineare una cosa, non stava cercando di spiegarsi con Camoranesi e Pieri, ma Camoranesi stava chiedendo scusa a Pieri perché si era seduto in panchina e Pieri gli ha ricordato il regolamento che essendo espulso non può stare in panchina, quindi si è messo sulle scalette per la discesa sulle panchine. Tutto chiarito, grazie. Parte il tocco per Cambiasso, poi Cruz incespica un po'. Adesso vediamo se l'Inter riuscirà a sfruttare l'uomo in più. Probabilmente Capello sta pensando a qualche contromossa. Sanetti intanto, varco per lui, largo c'è Van der Meijde. Forse c'era un fallo? No, dice Paparesta, si può proseguire. Allora riparte Zambrotta. Intanto forse sentite anche voi dai microfoni il vento impetuoso che sta soffiando adesso sul San Nicola di Bari. Emre. Pasquale. Tra l'altro il vento è a favore dell'Inter adesso, quindi qualche palla ferma potrebbe diventare micidiale. Avete visto la conferma anche dalle bandiere. Arriva il momento di Ruben Oliveira, uruguaggio. Altro cartellino giallo intanto. Rivediamo qui per le grottaglie. Non ricordo tanti cartellini nel trofeo Birra Moretti. Davvero poco amichevole questa prima sfida. Forse arriva il momento di Oliveira. Spot per noi. Mi piaci. Perché piace Brio Blu? Perché è leggermente frizzante, è buona e perché depura. Brio Blu, mi piaci tu. Allora, è Del Piero che lascia il posto a Oliveira, 21 anni, ex Danubio. Dall'agosto 2002 alla Juve, in prestito senza successo all'Atletico Madrid lo scorso anno. Complimenti di Capello per lui dopo le prime uscite. Attenzione, munizione confermata alle grottaglie. È pronto Veron, uno dei tanti specialisti dell'Inter. Prova lui, sulla barriera. Adriano, quasi dalla stessa posizione in cui segnò il gol decisivo, quello del pareggio al 93esimo nella finale. Emre, pronto al controcross, arretrato. Cambiasso, Cruz. Sul suo tiro segnalazione anche di fuori gioco, ma Buffon non ha avuto problemi. Quasi 33esimo adesso, tanto qui rivediamo le grottaglie, è andato proprio a cercare Cruz che era andato via. Paparesta molto lucido e col cartellino giallo sempre pronto. Soprattutto distribuiti i cartellini ai giocatori della Juve, che adesso sta giocando anche in 10 per l'espulsione di Camoranesi. Però è entrato Oliveira a posto di Del Piero poco fa. E la Juve bracca bene l'uomo che riceve la palla, vanno subito ad anticipare.
Cruz, buona l'idea per Veron, Veron c'è Adriano in mezzo, parte cross, un po' arretrato, se la cava Zambrotta sparando via. Buono l'inserimento di Veron col tocco intelligente di Cruz per lui. Sì, ma ha sbagliato il controllo, anziché controllare verso la porta ha lasciato andare la palla e ha perso l'angolo di tiro. Ancora l'Inter che adesso vuole il pareggio. Ancora Cruz, prova a fare la sponda, cambia idea stavolta, bella finta, ribattuto il tiro, poi Veron anticipato, Cordova era andato Tacchinardi, non c'è spazio ancora per l'Inter, con Emre che sbaglia tutto, sbagliato completamente il tentativo di cross, il turco. La Juve adesso sta soffrendo sulla fascia destra, Zebina viene spesso messo in mezzo col 2 contro 1, l'Inter lo salta e praticamente poi è successo come in questo caso che ha sbagliato il cross. Rinvio lungo di Buffon, vedete possesso palla, è in vantaggio l'Inter che però non riesce a concretizzare, per il momento si difende bene la Juventus senza grandi affanni, si è organizzata con le linee di difesa di centrocampo molto ravvicinate, quindi è difficile trovare spazio. Riprova Cordoba, palla appoggiata fuori però. Sì, no, i giocatori non sono soddisfatti dei palloni che sono secondo loro o troppo sgonfi o poco sgonfi. Sì. È già il terzo che cambia. Intanto movimento nei pressi delle panchine, forse arriverà il momento anche del Gino Recoba. Momento di respiro per Sanetti, è stato un precampionato davvero infernale sia per la Juve che per l'Inter, tantissimi amichevoli, ma d'altra parte tutti e due i tecnici sono convinti che questo sia il modo migliore per trovare la miglior condizione al più presto. Vedremo la bravura di Mancini qui, se riuscirà a togliere il vizio a Javier Zanetti di portare palla, perché Mancini vuole che la squadra giochi con 2-3 tocchi. Eccolo qua Mancio, ha portato grande entusiasmo nei tifosi ma anche nei giocatori, tutti affascinati dal nuovo tecnico, dai suoi metodi di lavoro, e per il momento i risultati si sono visti sul campo. Era da tanto tempo che non si vedeva un Inter che provava, diciamo così, a fare gioco, a tenere bassa la palla con l'intenzione di condurre la partita. Allora l'anticipo di Pasquale, poi Emre. Si riparte, la Juve in 10, ma l'Inter deve recuperare un gol perché per il momento vale quello di Trezeguet. Ci sono ancora, come vedete, circa 9 minuti da giocare. Poi toccherà al Palermo. Recuperato Tacchinardi. Sponda di Trezeguet che sembra molto reattivo. Quanto può far bene un gol, ai là. Adriano. Adriano, un po' di fortuna. Poi il secondo dribbling non riesce, ha preteso un po' troppo. Però con un carro armato andava avanti, poi ne ha trovato un altro di carro armato, cioè Emerson, fermato da Sanetti. L'intelligenza del giocatore è venuto fuori, ha portato palla, si è fatto fare fallo, ha fatto respirare la squadra, perché se avesse buttato via la palla, davanti non c'era nessuno, l'avrebbero persa subito. Puma Emerson, valutato circa 25 milioni di euro, dopo una lunghissima trattativa con la Roma. Allora, Pessotto sta per rimettere in gioco, movimento di Trezeguet. Intanto sta per arrivare il momento di Recoba. Pallone, sfila sul fondo, angolo, spot per noi. Un mito, un classico. Car Collection, le auto che hanno segnato un'epoca. Primo fascicolo e Lamborghini Miura a un prezzo eccezionale, Del Prado. Allora, calcio d'angolo per la Juve, ammucchiato in area di rigore, secondo palo, e c'è stato anche un fallo però. È stato Materazzi ad andar giù, e allora calcio di punizione per l'Inter. Controlliamo il tempo, quasi 38esimo, 7 minuti ancora da giocare, con la Juve in vantaggio, una buona Juve nei primi 20 minuti. E adesso è costretto un po' a contenere perché con un uomo in meno. Arriva il momento di Recoba, al suo posto si accomoda in panchina Cambiasso. Sì, adesso Emre gioca in posizione centrale, è una posizione che secondo me che preferisce, perché sull'esterno è un po' emarginato dal gioco, infatti non è mai entrato nel vivo del gioco. Lì potrà, tra l'altro, può fare anche i cambi, ecco, di passo
che sa fare, come in occasione del gol proprio fatto nel trofeo team, dove è stato quello che ha dato il via all'azione. È andato Van der Meij da sinistra, eccolo là. Andiamo da Antonio Bartolomucci. Il segno che anche queste amichevoli sono sentite dai giocatori viene da Cambiasso, che è uscito abbastanza infuriato dal campo, credo più per la sostituzione. Sì, ci ha anche centrato con una bottiglia. Vabbè, però è una testimonianza significativa. E d'altra parte, vi dicevo, c'è grande concorrenza, soprattutto nella zona centrale del campo. Cambiasso è andato via a Real Madrid perché praticamente non lo facevano più giocare e magari teme di essere capitato a padella nella traccia, come si dice. Trezeguet, scambio con Begrottaglie, poi Ruben Oliveira. Cerca spazio, grandi complimenti anche da parte di Montero per lui. E intanto Pessotto, spazio per Zambrotta, ma Sanetti è andato a chiudere. Abbiamo visto nelle due azioni l'importanza del giocatore che va incontro alla palla. Sulla azione d'attacco dell'Inter, Cruz è rimasto fermo, si è fatto anticipare dalle Grottaglie. Qui, sull'azione d'attacco della Juve, Trezeguet è andato incontro e ha dato continuità all'azione. Si riparte da Veron, che sta giocando un po' in punta di piedi. Forse risente un po' un minimo di stanchezza dopo questa primissima fase di preparazione, dopo i viaggi continui. Lui che non era più abituato a giocare molto, appunto perché lo scorso anno è stato fermo a lungo nel Chelsea, ma anche nell'ultimo anno di Manchester, non giocò molto per problemi al ginocchio. Van der Meij con questa palla di forza, poi terminale in serio, la mette giù con un pallaccio. E qui un difensore non deve mai fare quello che ha fatto Zebina adesso, perché è partito in dribbling, si è fatto portare via palla, poi si è arrabbiato. Ha fatto il fallo, ci poteva stare anche l'ammonizione. Sì, stranamente Paparesta non lo ha ammonito, forse non vuole esagerare visto che sta finendo la partita, però insomma, sicuramente ci stava l'ammonizione. Van der Meij battuta la punizione, c'è Pasquale, spazio per lui, Pasquale, tira cross! Però era potentissimo per poter essere incornato da Adriano quel pallone e fuori dallo specchio abbondantemente. Rivediamo. Sì, qui tra l'altro Pasquale poteva andare avanti ancora e dare la palla a colpo sicuro, più precisa. Lui ha tirato una botta in mezzo al campo sperando che picchiasse contro qualcuno. Allora tra poco il Palermo in campo contro la perdente di questa sfida, ma naturalmente anche spettacolo, momenti musicali con Natascia Stefanenko in campo, quindi restate collegati. Tutta la sera promette spettacolo qui da Bari per il trofeo Birra Moretti. Tanto però l'Inter non ci sta a perdere, vorrebbe arrivare perlomeno agli shootout. Adriano di forza davvero straordinario, Emerson però non gli è da meno e gli porta via il pallone. Che duello! Adriano, questo è un gran giocatore, è un acquisto importantissimo per la Juve. Straordinario Emerson, appena arrivato, è stato spedito subito in Turchia per l'amichevole col Fenerbahce, c'è stato praticamente il migliore in campo lì. Tra i migliori in campo stasera, Emerson subito padrone del centrocampo della Juve. Dopo 20 minuti in Turchia tutti gli passavano la palla, riconoscendolo di fatto già come leader. Oliveira, teso da Pasquale. Oliveira cerca l'uno contro uno, prova ad andare sul fondo, cross è ribattuto, contenuto, allora può ripartire l'Inter. 3 minuti, aumenta l'intensità il vento, per il momento però non piove. Però Emre, largo c'è Pasquale, Emre temporeggia, Adria, Veron, chiamati in avanti Sanetti, ecco Recop. Dice da sinistra posso crossare, da destra posso accentrarmi e tirare, anche se quando giocava nella linea dei centrocampisti con altri allenatori non aveva mai gradito troppo. Tentativo di Van der Meij, Cruz. Oliveira porta via il pallone ma è solo. La Juve vi ricorda in 10 per l'espulsione di Camoranesi. Lancio lunghissimo, Sanetti va a chiudere bene. Adesso tre difensori per Trezeguet, uno dei tre può dare una mano a centrocampo, i centrocampisti possono provare a spingere di più, mettere in difficoltà la difesa juventina. C'era forse fuori gioco, infatti tutto fermo. Cruz era finito al di là di tutti i difensori e d'altra parte, ecco qua che poi Vivonici ci conferma quella che è una delle prerogative della Juve di Capello, una difesa a 4 in linea abbastanza alta, anche l'abbiamo vista anche nel trofeo Tizio. Sì, infatti i primi due gol secondo me sono proprio arrivati per un tentativo di fuorigioco, è andata male. E d'altra parte, insomma, il precampionato serve anche a questo.
l'importante è che si registri tutto per i preliminari di Champions League, vero primo appuntamento fondamentale di tutta la stagione per tutte e due queste squadre. Emre, Veron, rimane poco all'Inter, 1 minuto e mezzo per cercare il pareggio. Veron cerca il tocco per Kroos, Van der Meijde non prova neanche, il tocco era troppo largo, la Juve fa buona guardia e potrebbe essere già una buona notizia per la Juve aver chiuso la porta contro l'Inter dopo gli 8 gol subiti in 5 partite, a parte i primi 2 test abbastanza semplici con Salice Terme, con Alessandro dove la Juve ha segnato 9 gol senza subire, poi 4-2 col Pavia, 3-1 a Genoa. La vittoria importante col Paris Saint Germain, 1-0, poi però le sconfitte nel trofeo team e in Turchia. Materazzi, a cercare direttamente Adriano, pasticcio, Buffon recupera! Malinteso clamoroso, stava per approfittarne Adriano, Montero è andato a colpire praticamente Buffon, alla fine ci ha rimesso lui perché Buffon lo ha travolto. E però il pallone è rimasto a Buffon e Adriano non ha potuto approfittarne. Nel frattempo però è rimasto a terra Montero. Beh, un po' stordito. Montero non ha visto Buffon in uscita, si è trovato tra 2 giocatori. Tornato in nazionale in occasione della Coppa America, 3° posto per l'Uruguay, richiamato dal CT Fossati, ha giocato molto bene Montero, ma vuole ragionare un po' adesso a freddo perché ha intenzione di lasciare la nazionale probabilmente definitivamente. Intanto va a sistemarsi a bordo campo, a terra il tempo regolamentare praticamente è scaduto, vedremo se Papà Resta farà recuperare qualcosa. Con la Juve sempre in vantaggio naturalmente. Adesso è in 9. Sarà poi l'Inter ad affrontare il Palermo nella seconda sfida. Juve adesso in 9. Ecco qua, Montero guadagna a bordo campo ma non c'è più tempo per nulla, vince la Juve dunque, rivincita immediata della Juve dopo il trofeo team sull'Inter, gol firmato da Trezeguet, complimenti dunque a Fabio Capello che aveva visto giusto in Turchia, aveva visto una squadra comunque tonica e appena possibile. Santoni tra i pali, Viava, Rinaudo, Terlizzi, Corini, Grosso, Morrone, Mutarelli, Brienza, l'argentino Santana e il bomber Luca Toni, 30 gol per lui nella passata stagione, personaggio più atteso. Vediamo come risponde l'Inter, qualche novità rispetto alla prima partita, allora tolto, andiamo in ordine numerico, poi faremo la tattica, Cordoba, Veron, Favalli, Zemaria, Karagounis, Coco, Davids, Sorondo, Recoba e Ventola, visto che Castagnera ha provato già fare una specie di formazione, se vuoi riepilogarci al volo sì, la tua previsione. Io penso che Cordoba e Sorondo saranno i 2 centrali, sì. Favalli a sinistra e Coco a destra, Zemaria giocherà sulla destra a centrocampo con Veron e Davids, Karagounis a sinistra, le punte Recoba e Ventola. E Zemaria gioca quindi sulla linea dei centrocampisti, l'arbitro intanto è Nicola Eroldi, perché dici che è quello il suo ruolo. Secondo me lui rende di più là, perché nella fase difensiva lascia un po' a desiderare perché la diagonale di difesa fatica a farla, invece nella fase di costruzione dell'azione è molto bravo a dare i tempi, è bravo nei lanci lunghi, è bravo a crossare, è una manna per chi salta di testa perché è precisissimo nel cross, potente, la palla arriva con tempi giusti ed è uno che sugli ultimi 16 metri del campo ci arriva spesso. Ecco qua Nicola Santoni, portiere del Palermo, è stato riserva negli ultimi 2 anni, prima di Sucignano, poi di Berti, adesso la società sembra voler puntare su di lui anche se ci sono voci di mercato che riguardano altri portieri. Guidolin sostiene che è il caso di puntare su Santoni, Zamparini forse pensa a qualche altro regalo per il suo tecnico, staremo a vedere. Intanto si comincia col Palermo, da destra a sinistra dei vostri teleschermi, dunque debutta nel trofeo Birra Moretti che è il palcoscenico del grande calcio d'estate, il Palermo in attesa di ritornare come giusto che sia per una grande città dalle grandi tradizioni calcistiche nella massima serie, quindi bentornato al Palermo e adesso seguiamo il gioco con Zemaria che dunque debutta con la maglia nero-azzurra. Da sinistra a destra l'Inter continua a aspirare a un vento abbastanza poderoso ma senza pioggia per il momento. E la seconda sfida, il Palermo poi affronterà la Juventus che ha vinto la prima. L'Inter ha la possibilità di rifarsi, deve reagire diciamo così anche perché ci sono molti uomini a caccia di una maglia da titolare per il preliminare. Veron è rimasto in campo. Ecco Favalli.
E Karagounis, che si è sistemato come previsto da Castagnera sulla sinistra, reduce dal trionfo nei campionati europei. Cerca spazio proprio il greco. Ecco Recoba, subito attaccato, numero, non passa. È rimasto a terra però Ciro Recoba. Corini subito regista in mezzo al campo, è il cervello del Palermo. Il grosso che ha rilanciato però Sorondo può ripartire per l'Inter con Favalli. Veron subito playmaker con Davids. Eccola la coppia possibile di centrali di centrocampo dell'Inter, Veron e Davids. Scorso anno, qualche mese importantissimo a Barcellona, rigenerò la squadra di Rijkaard arrivando al secondo posto. Subito un fallo, spot per noi. Passa a Wilkinson 4, il primo rasoio al mondo con 4 lame e 2 strisce moglienti per una rasatura più profonda e una pelle ancora più liscia. Wilkinson 4, are you ready? Get ready. Battuta repentinamente la punizione, ma Toldo non ha problemi, pallone intercettato dal portierone nero-azzurro. Intanto Davids, occhi puntati su di lui per valutarne le condizioni fisiche in vista del possibile utilizzo ovviamente per il match di Basilea, andata fuori casa vi ricordo l'11, quindi si avvicina un momento importante della stagione, il primo momento importante della stagione interista. Volevo dire di Guidolin, da quando praticamente ha iniziato a fare l'allenatore, più di 10 anni, il modulo che preferisce è il 4-4-1, quello spagnolo, con la spinta dei difensori esterni. Questo modulo gli ha dato tante soddisfazioni e grandi risultati anche quando era Vicenza e quando era Bologna. Guidolin che ha vinto un trofeo Birra Moretti nel 98 quando era la guida dell'Udinese. C'erano come avversari l'Inter di Simone e la Juventus di Lippi. Riparte Verón, 3 minuti, la sciabolata morbida, Santoni sicuro, un bel test per lui, ha bisogno di giocare, Santoni ha detto Guidolin, proprio per ritrovare la condizione, visto che negli ultimi 2 anni ha giocato pochino, 13 presenze in tutto. Cerca spazio Santana, va via l'argentino, pronto a cross sul secondo palo. D'altra parte Mutarelli ha provato, una grande stagione, la consacrazione a Chievo in prestito, Santana, Corini, fa girare il pallone verso Toni, prova a girare, Toldo, sarà angolo, spot per noi. Non lasciare che la fatica ti fermi sul più bello, Polase Sport, e ritrovi subito lo slancio. Polase Sport, scacco la fatica, scatta l'energia. Subito uno degli argomenti, diciamo così, del Palermo, l'asse Corini-Toni. Sì, Toni è sempre molto pericoloso, attenzione, è molto pericoloso, è un giocatore prestante che fa sempre movimento, va incontro alla palla, taglia l'area e anticipa la palla per sé oppure fa gioco per quelli che arrivano da dietro. Veron, riparte l'Inter, Davids. C'è spazio per Karagounis. Apre tutto, mette giù Recoba, parte un cross molto ampio, pallone ad effetto rientra, poi l'ultimo tocco di Zé Maria che era andato molto alto a pressare i giocatori del Palermo. Recoba si era spostato a sinistra, riparte la squadra di Guidolin che ha cominciato più tardi la preparazione ovviamente rispetto a Inter e Juventus che avevano, diciamo così, il problema impellente del preliminare, quindi in teoria Palermo potrebbe essere un po' più affaticato. È anche vero che la squadra di Guidolin ha giocato una sola amichevole vincendo bene col Vicenza 3-1, quindi non si è sobbarcata i viaggi estenuanti, gli spostamenti di Inter e Juve, quindi da questo punto di vista forse le cose potrebbero compensarsi. Brienza ha provato il lancio in avanti ancora per Toni, fallo su di lui, sempre molto mobile Toni, ha detto che con la Serie A ritrovata per lui, che ha già segnato per esempio 13 gol a Brescia in un anno, è possibile, sarà possibile pensare, sognare anche alla nazionale. Luca Toni. Adesso vediamo la punizione, o Corini o Grosso, sono due giocatori che possono calciare entrambi. Due specialisti dai 30 metri però, allora Corini col destro o Grosso col sinistro. Quasi 6 minuti di gioco di questo primo mini tempo. A bordo campo per noi sempre Antonio Bartolomucci, Marco Francioso. Tutto è pronto per la battuta. Allora, Corini rincorsa breve. Prova lui.
Toldo! Sembrava un po' sorpreso, ancora angolo. Applausi. Battuta benissimo questa punizione per Corini, peccato che la palla era lontana, perché se fosse stata più vicina forse Toldo non sarebbe arrivato, ma il portierone nerazzurro ha fatto una grandissima parata. Attenzione, Palermo all'attacco in questo avvio, parte il cross ancora, sfiorato il pallone da Sorondo. Insiste la squadra di Guidolin, subito all'arrembaggio, l'obiettivo, ha detto Guidolin alla vigilia contro Juventus, era fare bella figura. Rinaudo, di nuovo Santana, cerca spazio ancora sulla fascia Palermo, ma Grosso non riesce a passare, poi alla fine commette fallo. Uno dei rinforzi di gennaio, Perugia, Grosso uno dei pezzi pregiati del mercato. Picocco che sta cercando di ritrovare la migliore condizione. Davids, Veron, va un po' timido nel rimpallo con Morrone, che poi recupera. Sono molto più aggressivi i rosanero, molto più motivati forse. Eh sì, anche brillanti in questo avvio. Grosso pronto alla sciabolata lunga, coperto da Zemaria. Toni, una sponda che non riesce troppo bene. Può ripartire l'Inter. Attenzione a Recoba, prova a portarsi il pallone sul sinistro. Recoba, tentato però di far filtrare il pallone senza fortuna verso Bentola. E allora Corini, pronta alla sciabolata. Si distende Mutarelli. Anticipato, si riparte da Karagounis, la Brienza va a pressare, poi Davids. E l'Inter fatica un po' con Favalli adesso a far girare il pallone, a trovare spazi, perché Palermo è ben messo in campo. Sì, sì, si difende con 10 uomini, vedi, copre tutti gli spazi del campo e poi per adesso va a pressare il portatore di palla con una certa assiduità. Davids, Favalli, 8 minuti di gioco, sempre 0-0. Vi ricordo il regolamento, 3 punti a chi vince nei 45 minuti, 0 a chi perde, 2 punti a chi vince agli shootout, 1 punto a chi perde in quel modo. Rigore all'americana, 6 secondi per tirare partendo da 30 metri, 3 shootout a testa. È una curiosità, Grosso e Zemaria si affrontano, loro due compagni di squadra nel Perugia. Oh già. Anche Brienza in prestito al Perugia e adesso ci sono richieste per esempio dal Cagliari per lui. Toni, niente da fare, si riparte da Davids. Bentola si muove molto alla ricerca di un posto da titolare per il preliminare. Bentola, viste le assenze in attacco, ma anche magari di una vetrina importante per trovare una sistemazione alternativa. Lo scorso anno per lui 24 presenze e 3 gol a Siena. Cordoba scambia con Coco, cincischia un po' Toni, va giù, ma Airoldi dice che non c'è fallo su di lui e lascia proseguire. Uno scontro fortuito senza conseguenze. Veron pesca Davids, varco per lui. Cerca spazio Karagounis a cercare, poi Ventola intercettato, il tentativo di cross. Prova a portarsi in avanti l'Inter. Sorondo per Davids, va incontro Cino Recoba, si riparte da Coco. Tutto chiuso per Zemaria, raddoppio su di lui, cerca spazio Zemaria. Filtro il pallone per Ventola, ancora il brasiliano, lo scambio con Veron, bella questa trama, Ventola, prova, scheggia il palo, palla ancora viva, Karagounis all'indietro, Recoba, chiuso, prova il sinistro, era una specie di cross, poi intercettato il pallone da Morrone, Recoba però recupera, cerca spazio, lo scambio con Ventola, chiude Grosso, sotto pressione il Palermo, si prosegue, Torini prova a mettere ordine. Grandissima azione dell'Inter, tutta palla giocata di prima, scambi stretti in mezzo alla maglia, ecco, vediamo, guarda. Tocco pregiato di Veron, Sì, poi tiro la posizione impossibile di Ventola che va a pescare il palo dall'altra parte. Ho colpito la palla con l'esterno collo destro, la palla è girato ma non sufficientemente per entrare in rete. Dunque Inter vicino al gol. Toldo. Quando Veron entra nel vivo dell'azione c'è sempre un lampo di grande classe, di grande fantasia. Mancini che ha dato proprio questa indicazione
nella tre quarti campo avversaria, di dare un po' libero sfogo alla fantasia. Lo ha apprezzato molto soprattutto Recoba. Naturalmente c'è bisogno anche di un movimento armonioso di tutti i giocatori senza palla, un Inter che ovviamente in questa fase è ancora alla ricerca della migliore condizione. Però Davids, si è allargato Zemaria, 1,6 milioni più la comproprietà di Fusani, questo è l'accordo finale fra le due società dopo lungo tiramolla. Favalli, varco per lui, Favalli, Karagounis, cespica, Mutarelli lo aggredisce, Karagounis potrebbe andare via anche lui, ma per il momento naturalmente rimane viste le assenze. Cordoba verso Coco, in avanti Santoro in uscita, l'anticipo, palla fuori, sarà angolo, spot per noi. Il grande concorso staffa e vinci con Havana Loco. 3 Smart Roadster e 100 Motorola. In più, 20 Scrabeo a estrazione settimanale. Regolamento sul sito havanaclubloco.it. Allora, tutto pronto. Recoba dalla banderina, 12esimo, area affollatissima. Parte il cross, completamente fuori però per Davids. E poi stava correndo verso l'area, forse ha dovuto rimanere ferma per volare il tiro al volo. Lo ha cercato proprio, l'ha visto libero, lo ha cercato, ma Davids si è praticamente messo per colpire di testa anziché colpire intanto di piede. Intanto avete visto Natascia Stefanenko, Max Pezzali, due interisti doc che seguono con molto interesse questa sfida. Intanto pallone che si impenna, Toldo, Davids si fa vedere, però è aggredito subito da Morrone, è andato a pressare due volte, stavolta però commettendo fallo su Verò. Calcio di punizione, Palermo che naturalmente vuole riproporre anche nella massima serie le proprie caratteristiche, squadra molto aggressiva che non si fa intimidire dalle grandi, cerca di imporre il gioco con personalità, di mettere in difficoltà gli avversari con pressing, con grande movimento, anche ovviamente proprio la qualità dei suoi giocatori. Verón qui entra un po' duro su Morrone, c'è spazio per Corini, sciabolata morbida, un po' troppo larga però. E Corini per questo Palermo è un giocatore determinante, importantissimo. Quei giocatori che pensano prima di ricevere la palla, che hanno già visto dove devono darla, è un giocatore molto bravo a giocare corto, ma soprattutto a saltare praticamente il centrocampo con giocate lunghe. E forse c'è il fallo su Ventola, è così. Intervento di Biava, uno dei colpi di mercato, ex Albino Lef, è arrivato a gennaio, praticamente sconosciuto, ma Rino Foschi, che è il direttore sportivo del Palermo, davvero una rete importante di osservatori, e Biava si è imposto praticamente come titolare appena arrivato. Davids non passa. Allora l'Inter deve ripartire con Sorondo, 14esimo di gioco, sfida Inter-Palermo, è la seconda di questo trofeo Pirra Moretti. Poi tornerà in campo la Juventus, ma attenzione a Recoba, si muove Ventola, ancora Biava, ruba il tempo, ma Davids può riaprire. Pronto Karagounis, ci ha allargato Favalli, completamente ignorato. Ecco, adesso Davids l'ha pescato, quando forse però era un po' tardi. Era andato a chiudere Rinaldo su di lui. Coco si ritorna dalle parti dell'Inter. Cordoba, non funzionano molto bene i sincronismi nell'Inter, chiaramente i giocatori giocano insieme per la prima volta. Favalli per esempio non può mai spingere sulla sinistra perché la parte esterna sinistra è sempre occupata da Karagounis, che non taglia mai verso il centro del tiro. Ecco il lancio verso Verón, ma troppo lungo per lui. E può ripartire allora Santana, malinteso con Eto'o. C'è curiosità per vedere all'opera anche uno dei nuovi, l'argentino Farias, Ernesto Antonio Farias, che è qui a Bari, quindi probabilmente giocherà nell'ultima sfida. Ha ben impressionato nella prima uscita, quella col Vicenza. Un uomo scelto personalmente da Zamparini, che lo ha visionato a lungo in videocassetta. E d'altra parte, lo stesso modo in cui venne scelto Santana, quindi c'è da fidarsi di Zamparini, che è un buon conoscitore del mercato argentino. È arrivato anche Gonzales, come detto, ma lui è impegnato per il momento con le Olimpiadi. Intanto si riparte da Verona,
che rimane in campo, forse anche per cercare la miglior condizione. Lancio per Ventola, prova a controllare Ventola, non è impeccabile Grosso. No, infatti hai ragione, ha sbagliato lo stop, perché aveva tra l'altro messo alle spalle l'avversario, quindi se con il petto l'avesse messa giù, uno stop a seguire giusto, avrebbe avuto la possibilità di tirare. C'è spazio per Favalli, Karagounis largo, poi Davids serva la situazione, va a cercare Zemaria, ma Grosso ha capito tutto, ecco lo scontro fra i due ex compagni. Grosso di forza, va via, numero di Santana. Corini verso Toni che va incontro, col movimento è un colpo d'anca, fa fuori Cordova che poi torna subito di Toni tutto da solo e alla fine viene travolto. Calcio di punizione, spot per me. Save your mouth for Mentos. Oggi anche le nuove Astuccio 24 confetti solo un euro. Guidolin sicuramente in fase di studio per mettere a punto la nuova squadra, per assemblarla, per conoscere bene anche tutti i giocatori che sono tornati dai prestiti e che lui ovviamente non ha visto. Tiro da fuori improvviso, la soluzione di Grosso spaventa l'Inter. Sì, l'aveva calciata, una palla molto velenosa, guarda, l'ha calciata molto bene a uscire all'esterno della barriera. La palla è rientrata, ma non sufficientemente. Fabio Grosso, 27 anni, da gennaio a Palermo, come detto, ex Perugia, è stato pagato 4 milioni di euro. Antonio Bartolomucci. Mancini è rimasto tranquillo fino a pochi minuti fa, quando ha visto che la squadra non stava rispondendo a quelli che erano i suoi dettami, ha incominciato a muoversi. Prima l'allenatore in campo lo ha fatto Davids insieme a Veron, poi è dovuto intervenire lui perché la squadra era troppo lunga, era troppo allungata e non ci sono i due tocchi che lui cerca sempre, si temporeggia troppo col pallone. È vero, è un Inter un po' seduta, macchinosa. Naturalmente c'è un po' di preoccupazione, è anche vero che un po' di stanchezza forse è lecita. Attenzione, Brianza per Toni, numero, prova a liberare il sinistro, ancora lui, tutto chiuso però, cerca l'1-2, troppo corto, esce Soron. L'Inter è meno brillante rispetto alle ultime uscite, ma d'altra parte è anche lecito un piccolo calo forse in questo momento della preparazione, in vista poi del preliminare ci sarà qualche giorno per tirare il fiato e per magari lavorare un po' più sulla brillantezza. Sì, no, Ilario? Sì, questo secondo me è un discorso proprio che va fatto, perché durante la preparazione ci sono dei momenti in cui gli allenatori preparatori hanno dei carichi di lavoro molto alti che non possono poi essere assorbiti in pochi giorni, per cui possono presentarsi ad alcune partite con i muscoli ancora intossicati, quindi è possibile che si sia verificato questo. Allora, calcio di punizione, pronto Corini, 19esimo, sempre 0-0 tra Inter e Palermo, la sciabolata tesa, Cordova vola in acrobazia, alla caccia del pallone c'è Karagounis, in avanti si fa vedere Ventola molto mobile, molto voglioso di mettersi in mostra, ignorato però dal compagno. Tutti si affidano a Davids e Verona, sono i due senatori, i due cervelli. Verona. Oh. L'Inter che, come detto, aspetta ancora un laterale sinistro di centrocampo, o Cesar o Jankulowski, questi sono i nomi più gettonati. Per terminare una campagna acquisti molto ricca a livello di qualità, ma certo davvero poco dispendiosa, molta gente a fine contratto, a parte i 4 milioni pagati per Burdisso, 1 milione 6 per Zemaria, poi prestiti o giocatori svincolati, pagati cari magari a livello di ingaggio, non come cartellini. Brienza, Verona in qualche modo, poi Davids. Di nuovo Karagounis, grandissimo negli europei, giocatore quasi riscoperto dall'Inter, anche se nella fase finale della scorsa stagione si era messo in luce, si era ritagliato un certo spazio Karagounis. Corino. Stasera Karagounis ha avuto tantissime palle, forse è il giocatore che ne ha ricevute di più, ma le ha giocate tutte secondo me con tempi sbagliati. Ovviamente lui, come tutti i reduci dagli europei, è in ritardo di preparazione, si è aggregato più tardi nell'Inter. Pubblico guarda con attenzione, in attesa anche del ritorno in campo della Juve, che ha testato un'ottima impressione nella prima sfida. 21esimo
sempre 0-0, riprova il Palermo che si è reso pericoloso due volte con Toni e poi anche con Corini su un calcio piazzato, ma Toldo si è già dimostrato pronto per il preliminare di Champions. Recopa, capito tutto Biava senza problemi, Giuseppe Biava, poi lo scambio Morrone-Corini. Corini che ritroverà il suo vecchio compagno nel Chievo, Barone, come centrale di centrocampo. Toni, lo scambio, Toni, arpione il pallone, c'è Santana, Cordova però in qualche modo. Brienza, prova, e c'è il palo! Palo pieno di Brienza, sorpreso Toldo, Palermo vicinissimo al gol, un sinistro velenosissimo. L'ha calciato all'improvviso, tra l'altro lui che è destro. Ecco, ha calciato in sinistro, la palla piccata in terra, era praticamente imprendibile per Toldo. Vicinissimo in Palermo con Brienza al gol, Franco Brienza, 25 anni, ex Foggia, già un anno a Palermo nel 2001-2002, poi come detto a Perugia in prestito lo scorso anno. Un Inter che ha fatto vedere qualcosina nella fase centrale di questo primo mini tempo, ma ha sofferto all'inizio e alla fine, concedendo almeno 3-4 conclusioni al Palermo. E se non ci fosse la considerazione sul possibile momento di rifiato dal punto di vista proprio atletico, ci sarebbe da preoccuparsi. Intanto Airoldi controlla il cronometro e dice che può bastare così, quindi 0-0 per il momento. In area impressionato di più il Palermo? Sì. Il Palermo ha giocato secondo schemi, diciamo, abituali. Invece l'Inter si vede che è composto da giocatori che giocano praticamente per la prima volta insieme e non c'è sbocco sulle fasce. Sono rimasti bloccati sia Coco che Favalli. Sicuramente in panchina Zaccardo, altro acquisto dal Bologna, presumibile titolare anche lui. Zauli, che se dovesse recuperare la miglior condizione potrebbe essere titolare anche lui, e poi due argentini, Farias e Gonzalez, i nuovi. Stasera qui c'è solo Farias, l'altro è alle Olimpiadi, quindi insomma, in teoria rispetto a quella che potrebbe essere potenzialmente la squadra titolare mancano ancora 5-6 elementi, no, Ilario? Quindi sì, organico di prim'ordine. Assolutamente, la società ha fatto un gran lavoro, delle ottime scelte. Io non mi meraviglierei di vedere in tempi brevi la squadra in Europa. Ci auguriamo che sia di buon auspicio un pronostico di un grande esperto di calcio come Ilario Castagnieri. Intanto è entrato in campo, avete visto anche Alberto, detto Jimmy Fontana, nell'Inter al posto di Toldo. Noi andiamo da Marco Francioso. Marco. Volevo aggiungere qualche nome alla tua lista. I due giovani, sì? Filippini, Conte, Budan, ce n'è, eh? Sì, sicuramente a livello di alternative di organico sono nomi di primissimo ordine, quindi un organico che forse potrebbe anche essere sfoltito un po'. Intanto Zicu, c'è spazio anche per lui, altro giocatore che nelle prossime settimane dovrebbe poter andare in prestito in qualche squadra. Ovviamente non c'è spazio per tutti nell'Inter. Recoba, prova il sinistro, ecco Brienza, Davids, Favalli recupera, Davids, si muove Recoba, Ventola, archione il pallone, indeciso, il tocco per Ventola anticipato, su idea di Favalli, palla in calcio d'angolo, l'Inter dunque si ripresenta in attacco, va a prendere posizione Biava, Palermo naturalmente prova a contenere adesso la voglia di mettersi in mostra di molti giocatori di Mancini. Parte il cross, secondo palo, colpo di testa alto, però nessun problema per Santoni. Curiosità, abbiamo visto in Europa molte squadre non mettevano uomini sui pali, ho visto che il Palermo ne ha messi addirittura due, uno per parte. È pronto al rinvio Santoni, l'osservato speciale, 25enne, terzo anno a Palermo, vivaio del Cesena, poi un anno a Chieti, un anno a Cesena in prima squadra nel 2001-2002, poi appunto le due stagioni da secondo a Palermo. C'è il recupero proprio di Biava che favorisce l'intervento di Santoni, che qui rischia un po', Ventola disperato. Intanto Capello e Moggi qui osservano la situazione, vogliono studiare questo Palermo che sta destando una buona impressione. Santana sta per beffare Cordoba che se la cava e riparte Coco. Zemarino, Coco sembra aver dimenticato i problemi muscolari, la schiena,
fatto una buona preparazione. L'Inter si ripropone. Provato Zicu lo scambio. Recoba anticipato, ma c'è fallo, spot per noi. La carie è un problema, dovevi pensarci prima. Vivi Dents Elite, per denti più sani. Allora, 30 metri però, forse qualcosa di meno. Vanno a sistemarsi gli specialisti, Mancini dà qualche indicazione, ma c'è Recoba che sistema il pallone con molta cura. Anche se c'è Zemaria che sembra interessato al discorso. Sì, penso che tirerà Recoba, lui è micidiale da questa distanza. Gli specialisti in casa Inter insomma non mancano. Allora, Zemaria col destro, più probabile Recoba che vuole il rispetto della distanza, un paio di uomini a disturbare, Santoni è pronto, attenzione, Recoba, prova lui, deviazione, e sarà calcio d'angolo, non è riuscito a superare la barriera Gino Recoba, che quindi è in ballo per un posto da titolare nel preliminare o come esterno di centrocampo, destra-sinistra, o come appoggio di Adriano. Ma lui è uno con grande qualità. Attenzione. Attenzione Santoni, in qualche modo. Ma deve essere più continuo quando è in campo, perché può decidere le partite, le può vincere da solo con le qualità che ha. Molto motivato dall'arrivo di Mancini. Zicu mette in mezzo! C'è un colpo di testa di Biava, sarà calcio d'angolo ancora e rimane nei pressi allora della bandierina Gino Recoba. Zicu va a prendere posizione. Allora Recoba in avanti anche Sorondo, parte il cross messo fuori però da Toni, Davids riapre subito con grande sicurezza, Recoba pronto al nuovo cross, ancora ad effetto in mezzo, messo fuori però ancora il pallone, e allora è stato Terlizzi a spazzare l'area, uno dei due centrali. Zemaria, pronto al cross, deviato, sarà ancora angolo, spot per noi. Non lasciare che la fatica ti fermi sul più bello. Polase Sport, e ritrovi subito lo slancio. Polase Sport, scacco la fatica, scatta l'energia. Semplice rimessa laterale per l'Inter, mentre si scalda anche Mihajlovic, uno degli ultimi due arrivati con Zemaria. Mihajlovic parte il lancio in avanti, è andato a far bene la diagonale, in questo caso Biava, poi Brienza, poi il lavoro di Corini, grande ragionatore in mezzo al campo, Corini. Il lancio di Biava, Santana però ha controllato male, può ripartire l'Inter, quasi al 28esimo, siamo già nella seconda parte di questa sfida. Zicu, lo scambio, c'è spazio per Ventola, si accentra, attenzione Ventola, c'è che tiro sul primo palo, forse non era la soluzione migliore e non è dovuto intervenire Santoni, non ha trovato la porta, Ventola chiede scusa platealmente ai compagni, rivediamo, perché c'era Zicu che si andava, anche Recoba che era proprio lì. C'era stato Farinos che gli aveva dato una palla e la rivoleva indietro, era praticamente libero in area di rigore, ma non l'ha ricevuta e allora si è lamentato. Antonio Bartolomucci per noi. Sì, Ventola ha chiesto scusa addirittura a Mancini prima ancora che Mancini potesse rimproverarlo, perché gli si stava avvicinando, allora ha capito subito di aver sbagliato, perché in quelle circostanze, e si è visto in molte prove, in molti allenamenti a Riscone, Mancini vuole sempre che non si tenti la conclusione diretta in porta, ma si cerchi un compagno che magari finta per smarcare l'altro compagno. È una tattica che ha provato tantissime volte, spiegando e rispiegando sempre che bisogna fare così. Sì, anche perché quando uno arriva dal lato ha un angolo di tiro ridotto, invece se la palla viene giocata indietro davanti alla porta c'è più possibilità di buttarla dentro. Si riparte, Rinaudo, poi Corini. Brienza molto mobile, poi Davids. Esce lui, c'è forse un fallo, no? Morrone può partire, attenzione, Santana, tocco per lui, c'è Toni in mezzo, Santana alza la testa, all'indietro, Morrone al volo, gol! E il Palermo
passa in vantaggio, bellissima l'azione, il destro di Stefano Morrone non ha perdonato. Hanno giocato la palla in maniera splendida, palla sempre tutta a terra, giocata in velocità sulla linea di corsa del compagno. Hai visto, come dicevamo poc'anzi, anziché tirare in porta da posizione impossibile, la palla l'ha rimessa indietro, certo. Morrone praticamente ha potuto girarla con l'interno collo trovando il primo palo, facendo un bellissimo gol. In prestito al Chievo lo scorso anno, come detto, 26 anni, già però nel Palermo 2002-2003 Morrone, 35 presenze e 5 gol in quell'occasione, adesso c'è molta concorrenza in mezzo al campo, però Morrone si candida per una maglia, anche lui non sarà facile considerando insomma i suoi concorrenti, per esempio sono Corini e Barone, insomma, quindi davvero complicato, però problemi di abbondanza non preoccupano Guidolin. Marco Francioso. Aggiungere che appunto era proprio l'interesse di Guidolin, l'asse Corini Santana, cioè una manovra molto veloce, sempre di prima, così è stata l'interazione. Poi un'ultima segnalazione, un tentativo di autofratturarsi la mano di Foschi al gol sulla panchina. Rino Foschi, gran personaggio, grande competente, direttore sportivo di questo Palermo, uomo fidato di Zamparin, insomma i colpi sono stati messi a segno con diciamo così una spesa da grande squadra, ma d'altra parte le ambizioni del Palermo sono da grande squadra. La caccia del pallone Cordova, vediamo l'Inter se riesce a reagire. Un vantaggio alla luce anche delle occasioni che abbiamo visto nel primo mini tempo, assolutamente meritato. Sì, sì, la squadra rosanero è più motivata, più brillante, si pensava che fosse più indietro sul piano della condizione, invece da quello che si è visto sembra di no, però chiaramente questa è un'Inter ridotta, quindi bisogna tenere conto. Davids, Morrone, scintille, Davids ha avuto un gesto di reazione, adesso va a dire qualcosa ancora a Morrone, e se questo è il modo per ritrovare il clima agonistico di uno come Davids, ci sta anche questo, purché non esageri, ma certo il carattere è quello che è. Zemaria, parco per lui, c'è Recoba in mezzo, contenuto il primo tentativo di cross. Zemaria ancora, è uscito bene Rinaudo. Brienza poi ha toccato per Santana, sempre gran dribblomane, e poi Grosso. Da respira la manovra, Brienza, tocco di prima che trae un po' in inganno Grosso, che se la cava comunque, ma l'Inter torna in possesso di palla. Davids dovrebbe dare un po' più ritmo alle azioni, la squadra di Mancini, ma un po' imballata, c'è poco movimento senza palla questa sera, allora diventa difficile costruire gioco. Non aveva spazio Sorondo, si riparte da Cordova, alza la testa, in avanti adesso ci sono tre giocatori, Ventola, Recoba, anche Zicu. Recoba, sponda per Zemaria, larghissimo c'è Zicu, palla per lui, Biava lo aspetta, palla fuori, spot per noi. Amore, scusa per prima. Ti amo. V600, l'unica linea che non... Muove a Palermo, in via Empedocle Restigu, 178. Cerca lo slalom e non passa. I nazzurri sembrano aver cambiato marcia adesso, mi sembrano più motivati, non ci stanno a perdere. Tanto Brienza cerca Toni, va a chiudere Cordova, attenzione Brienza due volte, Fontana si salva miracolosamente, Fontana, la percussione di Brienza. Eh sì, Fontana è stato bravissimo adesso a impedire che il Palermo raddoppiasse, i centrali nerazzurri si sono fatti sorprendere da questo inserimento di Brienza. Coppia del tutto inedita naturalmente con Sorondo, tanto è rimasto a terra un giocatore, l'Inter non se n'è accorto, prosegue Recoba, Davids, poi si ferma,
Davids, Rinaldo su di lui, Davids tiene palla, recupera, zona tiro, poi mette fuori quando si accorge che c'è a terra un giocatore dall'altra parte, mini spot per lui. Sorvino Jeans, sport and trendy. Era rimasto a terra Morrone, eccesso di sportività di Recoba che era veramente in zona tiro, ma meglio così, insomma, ecco, meglio sì, più, più fair play che meno, insomma. Sì. Anche perché siamo in un clima ancora amichevole, insomma. Morrone comunque si riprende senza problemi. È giusto che ci sia questo clima nel trofeo Birra Moretti, che è un po' il galà dell'estate. C'è sempre un clima di festa. Qui tanto fuori gioco di Zicu. C'era. Tanti bambini allo stadio, come abbiamo visto prima dalle riprese di Poppi Bonnici. A dire il vero, però, tra Juve e Inter, insomma, il clima non è stato troppo amichevole. È anche vero che sono due squadre, insomma, di grande rivalità e che sono arrivate ormai a 7 giorni da un impegno fondamentale come quello dei preliminari, quindi è giusto anche fare sul serio per ritrovare lo spirito agonistico giusto che ci vorrà in quelle occasioni. Non devono assolutamente sbagliare, perché la Juve e l'Inter non possono mancare alla festa della Champions League. Prova a ripartire l'Inter, lo scatto di Ventola, conquista il pallone di forza, poi forse c'è un fallo su di lui, infatti è così. Airoldi di Molfetta non ha dubbi, calcio di punizione, Davids prova a battere subito, poi cambia idea, tanto rivediamo, qui è andato a stringere Rinaldo col numero 17, Leandro Rinaldo, anche lui è stato in prestito a Salerno lo scorso anno. Qui intanto vedete il conto dei falli, un po' meno rispetto alla partita precedente. Sempre due soluzioni per la punizione, sempre Recoba o Zemaria. Più giusto per Recoba lì, ma stavolta parte Zemaria e sbaglia. Certo ci sarà un po' di bagarre ogni volta che ci sarà un calcio di punizione, Ilario, anche se prima abbiamo visto una soluzione che potrebbe mettere tutti d'accordo, quella di Adriano. Sì, beh, lui quando tira fa scassare la barriera da quanto è forte. Però adesso secondo me era la posizione più ideale per Recoba. Allora tra poco in campo di nuovo la Juventus, che ha destato un'ottima impressione rassicurando un po' i tanti tifosi bianconeri che erano un po' preoccupati dopo il trofeo team, dopo la sconfitta in Turchia a 7 giorni dal preliminare. La Juve invece ha destato un'ottima impressione e adesso è attesa però la controprova contro il Palermo, perché insomma anche il Palermo, diciamo così, sta facendo bella figura contro l'Inter. Santana, perché è un Inter evidentemente un po' imballata questa sera, un po' appannata. Zemaria si muove, Recoba, Ventola sul filo del fuorigioco, Zemaria preferisce temporeggiare, si è organizzato bene il Palermo in questo caso, salendo con tutta la difesa e mettendo in difficoltà il portatore di palla. Ecco la sciabolata, Terlizzi però sceglie molto bene il tempo. Zemaria non ha dato palla perché gli attaccanti dell'Inter erano finiti in fuorigioco. Cristian Terlizzi, secondo anno a Palermo, erano i dilettanti fino a 2 anni fa, Terlizzi, Selargius, poi Teramo, Cesena, 25 anni. Attacca l'Inter, Ventola cerca la girata, ma Santori non ha problemi. Testa abbastanza interlocutore per il momento per il portiere Santori, perché insomma ha avuto davvero poche occasioni per mettersi in mostra. Cavalli salta a vuoto, Tonis aggiusta il pallone in qualche modo. Lo accompagna Mutarelli, sulla deviazione Fontana evita il calcio d'angolo. Sul discorso del portiere, noi ne facciamo una, la mia convinzione che un portiere buono, cioè, o che fa un gran campionato rispetto a uno che lo sbaglia, fa la differenza in classifica di 20 punti. Questa è la tua teoria, 20 sì, punti va. Sì. Perché bisogna considerare quelli che può far guadagnare, esatto, e quelli rispetto che a quelli che potrebbe far sì, perdere. Recoba, Marco per lui, Zemaria si è infilato bene, Ventola va incontro, il cross è più arretrato, ma sempre Terlizzi sceglie molto bene la posizione, molto bravo. Poi Corini, il suo esterno morbido per Toni, che però sta un po' a guardare. Ancora Corini. 5 anni importanti nel Chievo di Del Neri, Corini.
lui che aveva giocato anche nella Juventus da giovanissimo. Davids cerca spazio, lo appoggia Farinós, chiuso però aggredito, Morrone riparte, Toni fa distendere la squadra, Morrone con intelligenza, allora si infila Brienza anche, guadagna metri intanto Morrone, ecco Toni. Toni prova a riallargare improvvisamente, Santana cerca il dribbling, parte un tiro a cross completamente sballato. L'idea non era sbagliata, ha cercato con l'interno collo il palo lungo, l'ha colpita male. Ecco i tifosi del Palermo che aspettavano da tanti anni, come detto da 31 anni il ritorno nella massima serie. Si è scatenata una festa che è durata settimana a Palermo dopo la promozione. D'altra parte un entusiasmo fondamentale, ci sono già più di 12.000 abbonati per la prossima stagione, ma la società punta a quota 25.000 minimo. Davids, Zicu, varco per lui, posizione regolare, Zanattino, Zicu prova, Santoni, e il pallone poi viene scaraventato via da Bianco. È stato bravo ad andare via, a farsi trovare sul punto giusto, poi ha scaricato praticamente addosso la palla al portiere. Sì, poteva indirizzare un po' più angolato. Zicu cerca spazio, palla ancora buona, Biava su di lui. 19esimo del secondo minitempo, quindi vedete poco più di 3 minuti adesso alla fine. Sempre Palermo in vantaggio, ma insiste l'Inter, parte il cross. Zemaria, prova lui, Santoni in qualche modo, sfugge il pallone, Farinós prova a girarsi e poi ha capito tutto Morrone, parte il contropiede. Scatta Santana, Sorondo, ha capito tutto, però crolla sul pallone, inciampata. Santana e Cordova, parte il cross verso Toni e rete! Festa del Palermo, contropiede classico, pasticcio di Sorondo, Toni non perdona. Poco praticamente ha perso l'equilibrio, e il rosanero non ha fatto fallo, poi ha fatto un cross straordinario e Toni da quella posizione non perdona, è molto bravo a tagliare l'area e poi ecco, vediamo che va in terra da solo praticamente. E poi il cross bellissimo molto a cercare bello. Proprio Toni, sì, di controbalzo, piede no in teoria, però mette dentro. Allora 2-0 per il Palermo, che a questo punto acquisisce un vantaggio nei confronti della Juventus. Quindi vediamo Coco che perde completamente l'equilibrio, crolla a terra, ne approfitta Santana e mette in mezzo per Toni. Dicevo del Palermo che a questo punto, vincendo 2-0, acquisisce un piccolo vantaggio. Pacchetti sembra sereno, Davids alimenta l'azione lui, poi Ventola e gol! Reagisce subito l'Inter con Ventola all'angolino dopo la percussione di Davids. E ha fatto un bellissimo gol, perché era coordinato, aveva la palla sul destro, era il modo migliore per calciare, c'aveva spazio, una palla a rigirare, niente da fare per il portiere rosanero. E qui ha proprio aperto il piattone Ventola per cercare l'angolino, l'ha trovato, ormai manca un minuto e mezzo, botta e risposta con Toni e Ventola. Era stato molto bravo Davids, che è sempre bravissimo a rubar palla, ad avviare il pressing molto alto, e un giocatore da questo punto di vista davvero unico, perché ha scelta di tempo nell'attaccare l'avversario davvero straordinario. Sì, veramente un trascinatore, insomma. Dovrebbe essere una pedina importante per l'Inter. E Ventola con il suo gol si candida. Mutarelli, spazio per lui, squadra allungatissima quella di Mancini ormai. Mancini che magari adesso proveremo a sentire finita la partita per un bilancio di questa serata, per capire che tipo di spiegazione ci può dare. Ma naturalmente non può non essere legata la spiegazione alle condizioni fisiche e alla fase della preparazione. Ci sarà tempo in questa settimana prima del preliminare di rifiatare un po'. Pochi secondi al termine, 2-1 per il Palermo. Prova l'Inter comunque a trovare il pareggio proprio nel finale. Coco
Farinós lo scambio sinistro e Santoni forse salva il Palermo, infatti è così, calcio d'angolo, ha toccato lui. Si è fatto una bella parata il portiere palermitano perché è riuscito, tiro maligno di Farinós, era insidioso, sì, è riuscito a toccare con la mano e a deviare in angolo. Grande intervento di Santoni, tempo scaduto, parte cross nel mucchio, Toni mette fuori e finisce la sfida. Grande soddisfazione per il Palermo che batte l'Inter 2-1. Squadra di Mancini dunque chiude con due sconfitte il trofeo Birra Moretti, ma come abbiamo già spiegato non ci sono grandi motivi di allarme al di là di quelli legati ovviamente alle assenze, per esempio quella di Martins, certo una tegola che non ci voleva. Se Antonio Bartolomucci è pronto con Mancini, a te la linea Antonio. Siamo pronti, diciamo il risveglio finale copre solo parzialmente quelli che sono i effetti derivanti forse dalla fase di preparazione. No, ma non è, cioè al di là che come penso sempre nessuno piace perdere, però è anche normale insomma che a volte ci sono delle volte, quindi anzi credo che sia meglio così. Che ci si può lavorare? No, si deve lavorare, noi dobbiamo lavorare, anche se avessimo vinto avremmo dovuto lavorare, ma a volte durante il primo mese di preparazione quando le cose vanno troppo bene poi dopo magari si pensa che si è risolto tutto, invece bisogna continuare a lavorare, ci sono state delle cose buone, delle altre meno buone, ma non è, anzi devo dire che da un lato mi fa anche piacere. Ecco il tono disteso e questo ottimismo a 7 giorni dal preliminare, i tifosi interisti, il popolo nerazzurro può stare tranquillo, cioè. No, sì, sì, ma adesso al di là di tutto che poi queste partite qui uno non fa neanche in tempo a entrare in partita perché dopo 20 minuti è già finito un tempo e quindi non è che siano neanche molto veritiere, insomma, però è importante che la squadra abbia fatto le cose buone, ci sono state delle altre un po' meno buone, ma non è una cosa importante. Grazie. Vediamo se c'è qualche novità rispetto alla prima partita. Buffon, poi Birindelli, Ferrara, Montero, Pessotto, Camoranesi cambia la coppia centrale, Baiocco, Blasi, Zambrotta rimane e davanti cambia la coppia d'attacco, Zalajeta e Miccoli, osservato speciale perché è in grandissima forma, cosiddetto Romario del Salento, Miccoli, che vuole contendere una maglia da titolare per il preliminare addirittura a Del Piero. Sì, Miccoli gioca nella sua regione. Intanto vediamo il Palermo, Santoni, Accardi, Conte, Ferri, Terlizzi, Zaccardo, Barone, Emanuele Filippini, Zauli, Budan e uno dei nuovi acquisti, l'argentino Farias, Ernesto Farias, detto Tecla, cioè Dente, perché una volta perse un incisivo in uno scontro, quindi gli fu sostituito e con uno di porcellana e da allora è Tecla. Farias già si è messo in mostra col Vicenza segnando un gol, dicevi Ilario? Sì, Di Miccoli che gioca nella sua regione, quindi la motivazione sarà doppia. È un giocatore molto importante per la Juve perché con il suo passo rapido è insidiosissimo. Un giocatore che può mettere in difficoltà le difese, infatti tutti gli allenatori si innamorano di lui, però deve essere più freddo nelle conclusioni. Allora, tutto pronto, Bartolomucci, Franciosa a bordo campo per noi, Bobby Bonnici in regia, più di 50.000 spettatori pronti per l'atto finale del trofeo Birra Moretti, Juventus-Palermo. Una bella sfida che ritorna, Palermo dunque ritorna sul grande palcoscenico Guidolin, che tra l'altro ieri ha scalato Zoncolan, 1700 metri in 10 km, 1 ora e 12 di fatica in bicicletta. Può essere soddisfatto del suo Palermo contro l'Inter, ma adesso vuole la prova del 9, ha cambiato praticamente quasi tutta la squadra, vuole visionare tutti i suoi giocatori e lo vuole fare contro un'altra grande, la Juventus. Quindi tutti test molto attendibili, molto importanti, credo, e mi rivolgo a Ilario Castagnera, anche molto utili per un tecnico, ma quando si affrontano avversari di livello superiore la prova vale doppio. Sì, tra l'altro i giocatori sono molto motivati, lui probabilmente li vuol vedere nei ruoli, sia nei primi ruoli che nei secondi ruoli, perché per esempio Farias, che solitamente fa il giocatore sulla destra, adesso fa la prima punta al posto di Toni. Quindi occhi puntati sul bomber Ernesto Antonio Farias, che ha 24 anni, ex Estudiantes. Due numeri per dare un'idea, 200 partite circa giocate, 96 gol segnati con l'Estudiantes. Nell'ultimo torneo di clausura, 19 partite, 14 gol. Ha fatto più gol lui di Cavenaghi, che è uno dei pezzi pregiati del mercato. Subito in avanti Palermo e c'è l'intervento di Buffon senza troppi problemi. Thank you.
poi rilancio profondo. Alla caccia del pallone c'è Zalagé. Intanto probabilmente c'è stato qualche cambio a livello di numeri. È stato di Budan il tiro, ma nessun problema per Buffon. Si riparte da Santoni, lui rimane in campo perché ha bisogno di giocare, come ha detto Guidolin più volte, e nel finale della partita con l'Inter in effetti ha avuto un paio di occasioni importanti per mettersi in mostra. Andiamo da Antonio Bartolomucci. Proprio per avvalorare questa tesi, Guidolin continua, rivolgendosi a Santoni, a dire stai calmo, e lo segue proprio con attenzione e in un certo senso cerca di dargli tranquillità. Volevo anche aggiungere che Guidolin ci terrebbe a vincere questo trofeo che ha già vinto con l'Udinese, e in quella circostanza l'Udinese poi arrivò a ridosso della zona UEFA facendo un campionato fantastico. Sì, sì. E d'altra parte c'è stata qui la premonizione anche di Castagnere sul Palermo. Baiocco, poi l'incrocio con Camoranesi, zona tiro, Camoranesi incrocia, preferisce il passaggio ma esce con te. Prova a ridistendersi il Palermo. Zauli, una stagione tribolata quella passata per lui con tanti infortuni, se dovesse star bene è un uomo molto importante. Ancora Zauli, va a cercare proprio Farias, attenzione, che però era in fuorigioco. Si vede che il Palermo ha un modulo di gioco ben chiaro, perché nonostante Guidolin abbia cambiato 9 giocatori, la squadra si muove con un certo sincronismo, seguendo delle giocate, delle strade sicuramente ben provate. Alla caccia del pallone Baiocco, poi Zauli, che si è sistemato a sinistra. Intanto però recupera il pallone la Juventus verso Zalagetta, Conte non lo molla, duello fisico, riparte Emanuele Filippini, accanto a lui dunque Simone Barone, uno degli acquisti pregiati del Palermo, una stagione straordinaria nel Papa. Attenzione, Niccoli riesce ad anticipare l'avversario, ma poi sul tocco finale l'azione spunta. Rivediamo. Sono questi i momenti, vedi, è riuscito. Anticipo. E poi sul disturbo dell'avversario non trova più il pallone. Non è riuscito a difendere la palla, doveva mettere il corpo tra palla e avversario. Calcio d'angolo messo fuori. È stato Budan a prevalere su tutti, dunque Budan in campo col 99. Riparte Montero con la sua sciabolata. Si difende bene però Accardi, sistemato a sinistra Accardi con Conte e Terlizzi centrali. È in campo in questa sfida anche Zaccardo, un altro dei nuovi, arrivato da Bologna, un altro degli acquisti importanti, un nazionale under 21, campione europeo, Zaccardo, un po' deluso per la mancata convocazione per le Olimpiadi. Riparte la Juve, 5 minuti di gioco e la sfida decisiva del trofeo Birra Moretti, 0-0. Tutte e due le squadre hanno battuto l'Inter, 1-0 la Juve, 2-1 il Palermo. Baiocco. Conte in anticipo, poi Zalagetta, segnato il gol decisivo contro il Paris Saint-Germain. Pessotto, banco per lui. Va a chiudere proprio Zaccardo, un pasticcio di Terlizzi, poi il rinvio lungo e l'impostazione proprio di Barone. Zaccardo prova a mettere in mezzo per Zauli, che si è accentrato, ha controllato male, però insiste, però Zaccardo trova un buon varco, tocca all'indietro, sorprende i suoi compagni. L'idea era buona, doveva solo darla una decina di metri ancora più indietro. Il Palermo comunque che affronta anche in questo caso con una formazione completamente rivoluzionata, con una certa personalità alla Juve. Ciro Ferrara, Camoranesi, Accardi non lo molla, Farias retrocesso,
ecco Barone. Straordinaria stagione scorsa, culminata anche con la convocazione in nazionale, esordì peraltro proprio a Palermo, segno del destino, ha detto Barone. Nei giorni scorsi a Milano Marittima con Sacchi ne parlò benissimo di questo giocatore, lo definì come uno degli uomini più importanti del Parma lo scorso anno. Terlizzi con grande disinvoltura ha girato Zalajeta. Filippino, Zauli, va incontro Faria, si lancia in profondità, Budan, fuori gioco per lui però. Giocato in prestito nell'Atalanta, Budan, un grande avvio di stagione, arrivò a segnare anche 11 gol, poi però ha avuto un infortunio, quindi è saltato praticamente mezza stagione. E adesso però un'occasione importante per lui, tornando a Palermo. Tra l'altro il suo infortunio è poi coinciso con le difficoltà della squadra nerazzurra, perché era partita benissimo grazie proprio ai gol di Budan. Marco Francioso. Devo dirti che al di là appunto dell'importanza della vittoria per Capello in questo torneo, ha preso questa partita anche come una continuare la preparazione, continua a chiedere due tocchi, cioè sventire la manovra e massimo due tocchi da ogni giocatore della sua squadra. Certo, infatti servono proprio a questo partite, diciamo, impegnative, proprio per regolarsi al meglio. Miccoli scatenato, destro deviato, sarà angolo, spot per me. Amore, scusa per prima. Ti amo. V600, l'unica linea che non cade mai. Tifosi scatenati, Juventus in attacco. La scossa di Miccoli, parte cross, Mucchio. Ottavo minuto dunque, Juventus all'attacco con Miccoli che vuole mettere in difficoltà Capello, che comunque ha, diciamo così, dato grande fiducia a Del Piero, gli vuole concedere tutto il tempo possibile per trovare la migliore condizione, però certo Miccoli molto tonico potrebbe creare qualche dubbio. Comunque i giocatori potrebbero essere determinanti e importanti anche se, anziché giocare 90 minuti, ne facessero solo 30. Ah, certo. Miccoli è uno di quei giocatori che grazie alla sua struttura può entrare subito in partita e può creare grossi problemi agli avversari. Eccolo, è pronto al calcio di punizione. Solita ammucchiata, occhio anche a Zalajeta. C'è anche Ciro Ferrara, parte cross sul secondo palo. Saltato altissimo Terlizzi, poi Farias. Tifosi sono molto curiosi di vederlo all'opera, Farias, ex Estudiantes. Si muove Budan, molto tonico in questo avvio. Zauli colto in controtempo, coraggioso Camoranesi. Accardi ringhia su di lui, Camoranesi prova ad andare sul fondo, viene fermato, sarà angolo ancora, ancora spot per noi. Stick. With attention, man. Stick. Give me the stick. Tutto è pronto per la battuta, quasi al decimo. 3-0 il conto. Camoranesi nel mucchio. L'anticipo di Terlizzi, salta altissimo. Blasi. Ancora Camoranesi, pronto al nuovo cross. Eccolo, è teso. Ma Terlizzi le prende tutte. Poi Blasi. Si vede che la Juve ha cominciato sta gara con grande concentrazione. Vedi una squadra determinata. Sì. Vuole vincere, si vede che è una squadra caparbia e lotta, tutti i giocatori vogliono mettersi in evidenza. Le indicazioni di Guidolin, eccolo Zaccardo, felicissimo di essere approdato a Palermo, soprattutto per la fiducia dimostrata dalla società rosanero che lo ha voluto fortemente. Riparte la Juve, sempre 0-0, la squadra di Capello che fa la partita e Palermo sta un po' a guardare in questo caso, anche se si è reso pericoloso proprio in partenza con Budan. Ferrara riapre per Birindelli. Blasi, un'occasione importante anche per Blasi, anche se in mezzo al campo per il momento Tacchinardi sembra l'assistente ideale di Emerson. Comunque Blasi, per le caratteristiche che ha, potrebbe diventare un po' il Gattuso juventino, ma deve secondo me controllarsi molto di più, perché
non può condizionare le gare, la gara sua e quella della squadra, facendosi ammonire dopo pochi minuti come succede spesso. Eh sì. Undicesimo. Il lancio di Filippini, l'anticipo secco di Birindelli, uno dei più in forma. Baiocco. Scatta Zambrotta, la sponda di Miccoli, chiamata in avanti Pessotto. Riesce a tenere in campo il pallone Pessotto. Non ha giocato molto lo scorso anno alla ricerca della miglior condizione, ma può essere un uomo in più prezioso per la sua intelligenza tattica in questa fase in cui la Juve deve fare a meno di Nedved. Allora, quasi dodicesimo, sempre 0-0, prova a distendersi il Palermo, ma Baiocco porta via il pallone di forza a Zauli. Montero con calma. Vi ricordo, in caso di parità sono previsti 3 shootout a testa, rigori all'americana, per stabilire la vincente del confronto e in questo caso anche dell'intero torneo. La Juve l'ha già vinto 3 volte questo torneo, all'occasione per allungare rispetto all'Inter. Baiocco, Zambrotta subito al volo, lo scatto, poi Santoni va a proteggere il pallone. Grande giocata questa, un 1-2-3 col terzo uomo che si è buttato sullo spazio cercato dal compagno. Santoni, sono sempre numerose le voci di mercato che riguardano i portieri che il Palermo starebbe cercando. Si era parlato di una proposta importante ad Abbiati, si parla di Guardalben, ma Guidolin, almeno nelle dichiarazioni, continua a dar fiducia a Santoni. Ferri, cercato l'impostazione senza fortuna, Pessotto, riparte la Juve. Zambrotta, si è defilato un po' Miccoli e cerca di allargarsi per creare lo spazio per Zalageta in mezzo, con Camoranesi molto avanzato sulla destra, quasi tre attaccanti. Comunque per come si è vista stasera la Juve, abbiamo l'impressione che la coppia di sinistra che giocherà nei preliminari di Champions League saranno Pessotto e Zambrotta. Non ci possono essere dubbi da quella parte. Mentre per il resto abbiamo sentito prima da Capello nell'intervista pre-partita che insomma conta molto sul recupero anche di Thuram, e quindi per il resto della difesa ci sarà da operare qualche scelta, considerando appunto Zebinà, Montero, Le Grottaglie e Thuram, 4 uomini per 3 posti. Si riparte intanto con Barone, imposta per Filippini, ecco Farias, tecla Farias. Barone, Zauli, sponda, scivola Filippini, ne approfitta Zalageta con le sue movenze da pantera. Si è defilato Miccoli, ecco Miccoli, attenzione, punta Ferri. Miccoli va a cercare, poi con l'esterno Zalageta, deviazione, sarà calcio d'angolo, spot per noi. Non lasciare che la fatica ti fermi sul più bello. Polase Sport, e ritrovi subito lo slancio. Polase Sport, scacco la fatica, scatta l'energia. Quindicesimo, battuto corto l'angolo. Un cross lungo, Conte mette fuori, Blasi recupera, riapre. Birindelli alimenta l'azione, Zalageta, Conte lo disturba un po' e difende il pallone con molta astuzia. L'azione sfuma, niente da fare, buon intervento di Conte, terzo anno a Palermo. Ex Atalanta, Chievo, Venezia, giocatore della Sierra Leone, molto fisico, eccolo qua. Non c'è spazio per Accardi, allora Conte distribuisce un po' il pallone, il Palermo fa girare in attesa di trovare il varco buono, ecco Farias. In genere gioca esterno, ma viene utilizzato in questa partita come prima punta. Budan, si muove bene Budan, difende il pallone, a cercare ancora l'argentino che controlla male. Palermo che d'altra parte ha grandi tradizioni a livello di argentini, proprio pochi anni fa è stato eletto giocatore dell'anno, giocatore diciamo del secolo, non dell'anno, della storia del Palermo, Santiago Vernazza, detto Ghito, che era un bomber argentino ex River Plate proprio negli anni 50, che poi andò anche al Milan. Quindi una tradizione argentina che continua con la maglia del Palermo. Hanno giocato sta palla in maniera straordinaria, adesso prendendo il controllo, la palla era un po' lunga,
però ci sono state alcune. C'è anche il baffo di Orso Maria Guerrini, come giusto che sia nella serata del Moretti. Dopo una trattativa estenuante per il rinnovo contrattuale, insomma, ben tornato al gol a Trezeguet. Zambrotta si accentra, prova a liberare il destro, sbaglia Miccoli, ancora un cross pericoloso, colpo di testa. Pericolosissimi, rivediamo qua con Zalageta che ha rubato il tempo. C'è Chimenti al posto di Buffon in questo atto finale, in mezzo al campo. Zaccardo mette giù Farias, c'è Budan, cerca il tiro da fuori, Chimenti è piazzato. Si cala sulla fascia, Budan in mezzo, cross per lui. L'anticipo, Farias, controllo, Chimenti! Sì, viene aggredito da due uomini, Filippini può ripartire, Budan lo appoggia, Filippini prova il destro, Chimenti vola! Bella la presa. Proprio dall'inizio è stata una prerogativa del trofeo Birra Moretti. Zauli, morbido però per Budan, Chimenti! Si salva Zaccardo, incredibile, Farias anticipato! E torniamo con gli shootout. Vediamo anche di controllare il cronometro. Ognuno ha uno stile diverso, vediamo, fermi, palla al piede, tre tocchi, destro e sbaglio. Vediamo Baiocco, controlliamo anche il tempo, contro Santoni. Rapidi primi passi, Baiocco, finta contro finta e ci pensa troppo. Niente da fare, che non era mai successo. Riparte Baiocco, di nuovo tocchi brevi, poi il tiro e Santoni comunque è bravissimo. Ha avuto il guizzo giusto. Forse a Baiocco non avevano spiegato che doveva tirare entro i 6 secondi, allora se l'era presa comoda, magari forse Pieri gli ha concesso questo bonus, però meglio così perché insomma non sembrava troppo regolare la ripetizione. Meglio che a Filippini, due tocchi, pensa un attimo, cucchiaio, Rivera come se la cava. Primo tocco lungo, secondo breve, tiro e gol! Non sbaglio Rivera! Vediamo? Vediamo per quale stile opta Farias. Due tocchi, un terzo, Farias, tiro e non sbaglia. Chiare si andrebbe oltranzi. Via. Piccoli, si ferma Santoni, cucchiaio e gol. Colpo sotto e Juventus che si aggiudica il trofeo Birra Moretti con la pennellata del Romario del Salento.